Buongiorno a tutti, se coloro che sono nei corridoi della sala si gentilmente si seguono, possiamo iniziare. Ancora diverse persone sappiamo che devono arrivare, però come avete visto la nostra giornata è abbastanza intensa e vorremmo evitare quello che succede sempre, che i primi sono fortunati e gli ultimi devono correre nei loro interventi e quindi vorremmo essere giusti. Io vi porto a nome del Presidente Rossi i saluti della Regione Toscana. Siamo ovviamente molto lieti di svolgere questa giornata. È una giornata che viene dopo due giorni di lavoro intenso. Ieri l'altro c'è stato il comitato direttivo, ieri il comitato di sorveglianza, che ci hanno permesso di fare il punto sullo stato dell'arte del nostro programma e ci hanno permesso di non soltanto approvare la graduatoria del terzo avviso, ma di decidere quelli che sono gli elementi che costituiranno il quarto avviso, sul quale nelle prossime settimane si aprirà anche il confronto pubblico con tutti i portatori di interessi per poi andare all'apertura del bando. Quindi due giornate che hanno permesso ai rappresentanti istituzionali, ai tecnici che operano sul programma di verificare lo stato di avanzamento, di prendere atto positivamente che ci sono risultati molto importanti di partecipazione e di realizzazione del programma, ma ci ha permesso anche di fare una ulteriore riflessione sul futuro. E la giornata di oggi avrebbe proprio questo significato: da un lato capitalizzare, esporre a tutti voi quelli che sono i risultati di questo programma, che ormai è un programma sperimentato. Dicevamo ieri che si è allargato con l'ultima programmazione a una presenza importante, quella della PACA, del territorio del VAR e delle Alpi, che come dire, si è accompagnato alla compagine sperimentata della Liguria, della Toscana, della Corsica e della Sardegna, che come dire, ha in questa nuova compagine saputo subito costruire un'esperienza importante di governance condivisa e di positive relazioni tra i territori e tra i soggetti che come dire, hanno partecipato e stanno partecipando alla realizzazione del progetto. E soprattutto ci ha permesso, le giornate di ieri e di ieri altro, di verificare un fatto che per noi era un po' scontato, ma che poi quando vai a vedere lo stato d'avanzamento del programma, vai a vedere quelle che sono le realizzazioni che si stanno realizzando, tocchi con maggior forza, il fatto che questo programma davvero è un programma che in questi anni ha consentito di non soltanto rafforzare l'idea di Europa tra i nostri territori e quindi l'importanza che ha l'Europa per lo sviluppo dei nostri territori. E mi permetto di dire che in questo momento forse anche nel nostro paese c'è un po' bisogno, come dire, di dimostrare che l'Europa non è soltanto vincoli, ma è realizzazioni, interventi, sostegni culturali e economici allo sviluppo. Ma ci ha permesso anche di cogliere che grazie al programma Interreg noi in questi anni siamo stati in grado di innalzare la tutela dei nostri territori, di arricchire la qualità del nostro ambiente, di innalzare la sicurezza rispetto a tanti problemi che si stanno determinando. Poi lo vedremo dopo, non voglio fare, come dire, ripetere quattro volte le cose, ma ieri abbiamo approvato un programma sull'antincendio che coinvolge tutti e cinque i territori di grandissimo valore. È in atto da tempo un intervento sulla sicurezza del mare che purtroppo abbiamo visto anche in recenti
incidenti è stato fondamentale per monitorare cosa stava succedendo e per mettere in campo attività di soccorso e di salvaguardia marina. Stiamo portando avanti un intervento sulla qualità dei porti di altissimo livello, legato da un lato alla valorizzazione di combustibili meno inquinanti, dall'altro lato al controllo della qualità dell'aria, dall'altro lato al miglioramento dell'efficienza produttiva degli stessi 18 porti importanti che sono presenti nel nostro ambito di intervento. Abbiamo registrato in questi mesi il fatto che anche su terreni nuovi, come quelli del sostegno alle politiche del lavoro o del sostegno alle politiche dell'istruzione, stiamo avendo risultati molto positivi. Nell'ultimo bando avevamo aperto una esperienza sulla quale eravamo anche un po' preoccupati, relativa alla mobilità transfrontaliera degli studenti. Ieri abbiamo dovuto ritoccare un po' anche i budget del progetto strategico sul lavoro, perché altrimenti avremmo lasciato fuori delle realtà importanti per quanto riguarda appunto questa sperimentazione. Quindi anche su fronti non, diciamo, tradizionali dell'Interreg, della nostra programmazione, Italia Francia Marittimo sta producendo risultati. Dicevo, il tema del sostegno ai percorsi di istruzione, il tema del sostegno all'integrazione tra le politiche del lavoro, che è anche questa una delle novità. Quindi un programma che in questi anni ha saputo costruire nuove risposte che aiutano lo sviluppo dei territori, aiutano lo sviluppo dei nostri 5 territori, che anche dal punto di vista del sostegno alle imprese sta andando avanti. È appunto per questo che noi pensiamo di avere tutte le carte in regola per affrontare anche un difficile confronto con la Commissione europea sul futuro della cooperazione territoriale marittima. In questo momento siamo un po' in difesa perché la proposta, diciamo, di partenza sulla quale sta lavorando la Commissione prevede il superamento di esperienze come queste per collocarle in un quadro diverso. Su questo, come dire, dicevo, noi pensiamo di poter invece giocare le carte all'attacco e non in difesa. Se siamo in difesa rispetto a un'idea di programmazione che sta andando avanti, possiamo avere tutti gli strumenti per giocare all'attacco, per difendere questa esperienza. E, come dire, pensiamo di essere anche all'interno di una squadra che giorno dopo giorno si sta arricchendo. Non ci sono soltanto le regioni direttamente interessate al marittimo che sono scese ai progetti marittimi, che sono entrate in campo. Poi oggi avremo anche l'esperienza di Italia Malta e di Italia Tunisia, che quindi le regioni sono direttamente impegnate e vanno in questa direzione. Abbiamo tutta l'esperienza dei paesi baltici, che anche loro stanno discutendo per ottenere un cambio, diciamo, di questa linea sulla quale la Commissione sta discutendo. Ma lo stesso Comitato delle Regioni a livello europeo ha espresso un parere che ripropone l'esperienza della cooperazione territoriale marittima come un'esperienza da salvaguardare. Le regioni italiane hanno espresso un parere in questa direzione e anche nei contatti con il governo italiano abbiamo notizia che il governo italiano, che tra l'altro sarebbe uno dei paesi che rimette di più in questa direzione, si è interessato a sostenere una revisione della proposta
della Commissione per quanto riguarda la appunto, cooperazione territoriale marittima. Noi faremo il possibile perché questo avvenga, perché si possa riproporre nella nuova programmazione questi ambiti, non perché vogliamo avere, lo dico in maniera brutale, un po' di risorse da utilizzare sul territorio, no, perché riteniamo che i risultati diano ragione al lavoro che stiamo facendo e a questa richiesta. E anche per questo abbiamo deciso ieri di costituire una task force che accanto al percorso politico di confronto con la Commissione che noi vogliamo portare avanti, predisponga anche una nuova ipotesi di Interreg Italia-Francia Marittimo nella nuova programmazione. Poi vedremo dove arriverà il confronto, quali saranno gli strumenti, ma noi riteniamo che sulla base dell'esperienza fatta in questi anni per la tutela dello sviluppo, la salvaguardia dell'ambiente, per l'innalzamento dei legami culturali tra i nostri territori, per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico dei nostri territori, ci sia bisogno di andare avanti, ci sia bisogno di avere già, come dire, le cose, l'idea delle cose da fare nella nuova programmazione. Ecco, noi oggi vorremmo discutere anche di questo, ovviamente poi vorremmo discutere anche delle risorse, vorremmo discutere di quelli che sono gli spazi anche di competenza che andranno avanti, ma vorremmo anche, e torno da dove sono partito, dare plasticamente, concretamente a tutti l'immagine del lavoro che voi state facendo, perché poi chi è che sta facendo il lavoro non è tanto l'autorità di gestione, e qui colgo l'occasione per salutare Mara Sori, che è la nuova responsabile dell'autorità di gestione del nostro programma, e anche per ringraziare caldamente Maradina Tozzi per il lavoro che ha fatto in questi anni, e vi chiederei un applauso anche se non c'è, però, perché davvero se oggi posso dire quello che ho detto prima è anche grazie al lavoro che Mara ha saputo fare e al fatto che, lo diceva ieri Monia nel suo intervento, di saluto a nome della Corsica, ma credo anche degli altri partner del programma, perché in questi anni è stata, come dire, anche facilitatrice di questo rapporto di forte coesione che si è costruito tra i territori. Quindi, dicevo, noi oggi cercheremo di dare in maniera concreta un quadro della situazione che è presente per continuare, da un lato, a lavorare, per vedere ciò che, come dicevo, voi avete fatto e soprattutto per cercare di far sì che questo lavoro abbia un futuro importante anche nei prossimi anni. Questo era il saluto che vi volevo dare. Siccome faccio anche il moderatore, passo subito alla fase successiva. La fase successiva prevede alcuni interventi molto, molto importanti. Ci sarà anche un intervento via Skype dell'autorità, della rappresentante, della consigliere della collettività della Corsica, ma il primo intervento che apre, diciamo, questa discussione sul futuro della cooperazione marittima è della dottoressa Mittal Zurbala, che rappresenta la Commissione europea e che è, come dire, la rapportella del nostro programma e che io ringrazio molto per l'attenzione che fin da subito, è da pochi mesi che è a seguire il nostro programma, ha dato al nostro lavoro e a cui cedo la parola con grande piacere. Vabbè. Sì.
Signor consigliere e cari colleghi delle autorità di gestione dei territori, signore e signori, buongiorno. Mi chiamo Zorbala. Come il consigliere Simoncini ha già detto, sono la responsabile per il vostro programma. E io farò una piccola presentazione della proposta della Commissione, la quale ha anche una componente che riguarda i programmi marittimi. E come funziona questa cosa? È acceso? Ah, ecco, forse. Aspetta. In teoria dovrebbe andare così. Questa qua, vedi? Va bene. Prima di tutto è il bilancio dell'Unione, la proposta di un bilancio dell'Unione, il quale è il strumento maggiore politico, non soltanto per l'Unione Europea, però per ogni Stato membro e per ogni regione. Come sapete, dopo il Brexit le risorse saranno limitate. La politica di coesione continua ad essere una delle maggiori politiche comunitarie, però con una modesta, diremo, riduzione dell'ammontare. Parliamo di 360,6 miliardi di euro per tutto il periodo di programmazione, cioè da 2021 fino al 2027. Quali sono i principi generali? Sempre un approccio strategico, ma questa volta abbiamo un legame più forte con la governabilità economica. Scusatemi, le fiche sono in francese, penso che va bene. E un altro elemento dell'approccio strategico è che ha come obiettivo una migliore articolazione fra la politica di coesione e le altre politiche comunitarie. E dal punto di vista legale abbiamo un regolamento come per 7 fondi, inclusi anche i fondi per i migrati e i controlli di visa. La concentrazione tematica sul tutto gli interventi avranno luogo su tutto il territorio dell'Unione. E la regola di disimpiego automatico N+3 diventa di nuovo N+2 per accelerare un po' la realizzazione degli interventi, e le 3 categorie delle regioni sono mantenute. Abbiamo un'iniziativa di semplificazione, di flessibilità, forse lo sapete, anche qualcosa che viene spesso nel discorso comunitario e nazionale, la necessità di semplificare, di fare le cose in un modo più flessibile. La Commissione propone di creare un meccanismo transfrontaliero europeo per risolvere gli ostacoli amministrativi e legali. Propone una cooperazione marittima allargata, la quale capisco che è crea delle inquietudini della parte di certi programmi e stati membri, e una integrazione della cooperazione con i paesi terzi nelle proposte di politica di coesione. Allora, quali sono gli obiettivi politici? Una Europa più intelligente, cioè imprenditorialità e ricerca, più verde, e più connessa, più sociale e più vicina ai cittadini, questo che è qualcosa che è molto importante. Ce ne sono anche 2 obiettivi orizzontali, che riguardano il miglioramento delle capacità amministrative degli Stati membri e delle autorità
e le enti che sono coinvolte alla realizzazione degli interventi, e cosa che è assai importante, dove vale la pena di ritenerlo, è la cooperazione fra regioni e fra regioni transfrontalieri nei cadri dei programmi principali. Cioè la cooperazione e transfrontaliera non è la proposta della Commissione è che la cooperazione non è qualcosa che riguarda soltanto i programmi Interreg, ma va più lontano. Allora, qualche elemento di semplificazione: non ci saranno rapporti annuali, non ci saranno designazione delle autorità, i controlli saranno più semplici, non ci sarà la famosa riserva di performance, e utilizzazione dei costi semplificati, la IVA sarà ammissibile per progetti di un valore di meno di 50 milioni di euro, e le condizioni più facili per le operazioni che sono e realizzate fuori stati membri. Capite che questo ha una certa importanza per l'Interreg. Come sono adottati questi saranno adottate queste proposte? Secondo la cosiddetta procedura legislativa ordinaria, è una procedura che ha luogo in due letture e dai due corpi legislatori, il Parlamento e il Consiglio, e se il testo non è approvato dopo la seconda lettura comincia la procedura di conciliazione, in cui tutte le parti più la Commissione cercano di trovare un compromesso, e questa è la terza lettura e speriamo che sarà adottata il regolamento. Il ruolo della Commissione è un ruolo di facilitatore durante questa procedura. Come sapete, Interreg rimane come Interreg, un po' cambiato, e i componenti sono la cooperazione transfrontaliera tra regioni terrestri, e la cooperazione transnazionale, la cooperazione marittima. La cooperazione marittima passa dalla cooperazione trasfrontaliera alla seconda componente, con la cooperazione transnazionale, le regioni ultraperiferiche, le cooperazioni interregionali, cioè Interact e ESPO, e una piuttosto grande novità, gli strumenti di innovanti e intraregionali, e che hanno una e allocazione assai importante. E le novità per l'Interreg è che c'è una riduzione dell'allocazione dal 2,75% dell'allocazione totale per i fondi strutturali, andiamo a 2,5%. Il supporto comunitario non può andare oltre il 70%. Abbiamo una modifica al livello di concentrazione tematica, e indicatori saranno specifici per Interreg, e c'è una previsione per interventi per migliorare la governabilità degli interventi. E sarà un fondo per i piccoli progetti nel quadro di Interreg, cosa che è molto importante, perché Interreg prima di tutto sono più piccoli programmi e gli interventi sono i progetti sono certe volte di valore limitato. Ci sarà un meccanismo europeo transfrontaliero e la cooperazione transfrontaliera e farà parte anche dei programmi principali. Una volta la proposta adottata con modifiche o senza modifiche, non sappiamo ancora, avremo i regolamenti, il pacchetto legislativo, come si chiama, allora la Commissione poi adotterà un atto di esecuzione, e fissando la lista delle zone coperte dai programmi Interreg,
e gli stati membri in seguito faranno la distribuzione e la ripartizione dell'allocazione. Questa è l'allocazione Interreg, come vedete, per quello che riguarda i paesi terzi non abbiamo ancora delle notizie. Allora, la cooperazione marittima. E a prima vista è un problema per i programmi che esistono. E ce ne sono due ragioni dietro la proposta della Commissione, che abbiamo le allocazioni sono più limitate e dobbiamo fare più con il meno. Allora è un approccio di integrazione dei programmi che sono simili o che hanno delle ragioni di essere, come si chiama, merged, di essere messi insieme. Ecco perché abbiamo la proposta della Commissione dice che i programmi marittimi devono trasformarsi piuttosto dei programmi che coprono dei bacini marittimi. E come i bisogni e i rischi vanno oltre la frontiera marittima, allora le scelte è di rinforzare la cooperazione, l'integrazione degli spazi marittimi. Allora, in una scala più larga, gli interventi devono avere luogo. E la cooperazione transfrontaliera marittima può continuare sulla forma dei sottoprogrammi o anche sotto la forma dei strumenti territoriali come gli investimenti integrati territoriali e con le sue proprie strategie, il suo budget, e il comitato il segretariato di sostegno, ma senza la sua autorità di gestione. Allora, la questione che si pone è che cosa può fare un programma come il vostro Italia-Francia Marittimo. E in assenza di un quadro giuridico più o meno stabilito e chiaro, e penso che no, per il momento non si può fare granché, però quello che potrebbe essere fatto è di lavorare un po' sui contenuti degli interventi futuri e lavorare anche su scenari possibili e in questo ambito contattare anche i possibili partenari futuri. E un altro ambito di lavoro è la semplificazione delle procedure di selezione e di realizzazione dei progetti. Però sarebbe utile di guardare come è il caso attualmente questo approccio strategico e coordinato. Per quanto riguarda il fondo, penso che interventi nelle risorse naturali, la sicurezza del traffico marittimo, il turismo, il multilinguismo, gli strumenti territoriali e l'articolazione con la strategia West Med sono dei ambiti in cui una riflessione può essere iniziata. Io vorrei chiudere con due punti sollevati dal dottor Simoncini, che l'Europa non è soltanto vincoli, cioè la nostra proposta è veramente per alleviare questi vincoli, per fare più facile la cooperazione anche con altri autori. E molti interventi che avete già fatto, che siete che state realizzando, non riguardano soltanto l'Italia e la Francia, ma possono essere applicate in un ambito più largo. Per esempio, la sicurezza del traffico marittimo è qualcosa che non riguarda soltanto l'Italia e la Francia e i territori partecipanti al programma, riguarda tutto il bacino mediterraneo. Fare delle regole delle pratiche di prevenzione dell'inquinamento
non è qualcosa che riguarda soltanto i territori partecipanti, va al di là. E però, come siamo in un periodo di negoziazione, la quale sarà non troppo facile, credo che il migliore argomento per le regioni, per difendere le loro posizioni, è, come avete detto, di avere risultati. Questa è la migliore difesa dei vostri, delle vostre posizioni. Vi ringrazio. Grazie. Grazie alla dottoressa Zerbala. Ora ci colleghiamo via Skype con Maria Antonietta Mopepuis, che è, dicevo, la rappresentante consigliera della collettività della Corsica, che è anche autorità nazionale per la Francia. Doveva essere con noi, però, come talvolta succede, impegni, diciamo, istituzionali l'hanno trattenuta sull'isola, e però abbiamo concordato che avremmo comunque avuto il suo contributo via Skype. Ora i nostri potenti mezzi stanno collegando, dove si vede che il mare ci unisce, ma talvolta la tecnologia... Ci siamo? Chiamata in corso, ecco, no, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Si sente l'audio? Sì. Ci riproviamo. Stamattina funzionava, posso garantire che la struttura ha fatto le prove, hanno lungamente conversato e quindi... Non risponde. Ah, eccola, forse... Ecco. Pronto? Eccoci. Oh. Sì, grazie, ti sentiamo, buongiorno. On vous entend? Est-ce que vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui. 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 Moi, je ne vous entends pas. Giulia, con il linguaggio dei segni. L'importante è sentire. Attends. Le scriverò nella chat. Non andare via, non andare via. Perfezionista. Puoi parlare. Bene. Si apre. Un WhatsApp. Oui. Strano però che non si sente. Buongiorno a tutti. Bene, grazie. Non sento niente, ma spero che tutti possano sentire questo messaggio. Scusate perché non ho potuto venire a Firenze, è un peccato, perché avevamo un comitato di seguito dei fondi strutturali. Allora siamo sempre su europea, ma infatti non poteva venire a Firenze. Vado a continuare in francese perché il mio italiano non è stato buono. Per parlarvi della cooperazione territoriale europea. Donc bonjour à tous, excusez-moi de pas pouvoir être parmi vous. Je remercie l'autorité de gestion toscane de m'avoir sollicité pour m'exprimer sur le rapport que je dois réaliser et que je suis en train de réaliser pour le comité des régions dont je suis membre sur la proposition de la commission relative à la coopération territoriale européenne post-2020.
Alors, je ne vais pas expliquer ce qu'est la coopération territoriale européenne à toutes ces personnes qui aujourd'hui sont rassemblées pour justement travailler dans le cadre du programme Interreg Maritimo. Juste quand même dire qu'il y a, dans le cadre de la coopération territoriale européenne, non seulement la coopération interrégionale, celle dans laquelle nous travaillons tous ensemble, région sud de France, Ligurie, Toscane, Sardaigne, Corse, mais au-delà de la coopération interrégionale, il y a aussi la coopération transfrontalière et la coopération transnationale. Donc aujourd'hui, c'est le dispositif qui existe. À partir de 2020, la proposition qui nous a été faite par la Commission est sensiblement différente. Cette proposition, d'un côté, est rassurante parce que dans le contexte de pression budgétaire que nous connaissons, eh bien, la Commission a quand même maintenu des programmes de coopération territoriale européenne, donc c'est rassurant. C'est une proposition aussi qui est innovante sur certains aspects, comme vous le verrez. Et puis, c'est une proposition également qui est surprenante, quelque part, parce qu'elle introduit des éléments qui ont inquiété beaucoup de régions, qui ont inquiété beaucoup d'acteurs locaux qui participent aux différents programmes et en particulier à Interreg Europe. Alors, d'abord, les éléments positifs. Les éléments positifs, c'est évidemment l'effort majeur qui est réalisé dans cette proposition de règlement comme dans d'autres sur la simplification des procédures et sur la mise en synergie de différents programmes. En particulier pour la coopération territoriale européenne, il va y avoir une simplification et une synergie entre les fonds, la réglementation qui régit les fonds de coopération et les futurs instruments de financement extérieur à l'Union européenne. Donc ça va être quand même plus facile à gérer. Ensuite, ce qui est positif aussi, c'est l'introduction d'un volet spécifique pour les régions ultra-périphériques, ce qu'on appelle désormais le volet 3 de la CTE. Autre point positif et innovant d'ailleurs, c'est l'introduction d'investissements interrégionaux en matière d'innovation, ce que nous appelons désormais le volet 5 de la coopération territoriale européenne, qui vise à aider les acteurs à coopérer à l'échelle interrégionale dans le domaine de l'innovation et en cohérence avec les stratégies de spécialisation intelligente. Donc là, on a une nouveauté qui est plutôt va dans le sens positif de développer à l'échelle interrégionale des projets qui portent et des investissements qui portent de l'innovation, en particulier technologique. Autre innovation positive, l'inclusion d'un article spécifique qui concerne les petits projets, ce que l'on a appelé les petits projets people to people, qui ont été proposés d'ailleurs antérieurement par le comité des régions. Il y a eu un rapport là-dessus, le rapport Branda, où on a reconnu que les petits projets sont essentiels aussi à la participation du plus grand nombre d'Européens à cette coopération. Et dans le contexte qu'on connaît actuellement, c'est important que nous ayons ce type de projets qui soient valorisés. Alors, malgré ces aspects positifs, on a effectivement plusieurs points qui inquiètent le comité des régions et au-delà de nombreuses parties prenantes. Pour la réalisation de mon avis, j'ai rencontré plus de 120 parties prenantes directement ou indirectement par Skype, par téléphone, et nous avons beaucoup échangé par mail, bien évidemment. Nous avons une inquiétude qui s'est manifestée un peu partout en Europe. D'abord, sur le plan quantitatif et budgétaire, évidemment, on ne peut pas se satisfaire de la réduction de l'enveloppe globale financière de la coopération territoriale européenne.
elle baisse de 12%, alors même que sa valeur ajoutée européenne n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, si l'on fait un sondage dans la rue et qu'on demande de citer deux programmes européens, je pense qu'en tête, on va citer Erasmus, bien sûr, mais on va citer aussi un programme Interreg, parce que les habitants, les populations, les transfrontaliers, les acteurs locaux connaissent ces programmes-là. Alors, cette réduction est d'autant plus surprenante que nous sommes dans un contexte général d'euroscepticisme, et surprenante aussi parce que la Commission, par ailleurs, dans sa stratégie post-2020 en matière de politique de cohésion, affiche un objectif fort en matière de promotion d'une Europe plus proche des citoyens. Ensuite, nous sommes surpris aussi de l'aspect architectural, de l'architecture globale de la proposition qui est réalisée en matière de coopération. D'abord, premier point, la coopération maritime que nous connaissons bien nous, Corse, mais aussi Sardes et les autres partenaires de maritime, la coopération maritime ne ferait plus partie, je dis bien ne ferait plus partie du volet transfrontalier, mais serait transférée dans le volet transnational, dans les programmes de coopération transnationale. Deuxième point, la coopération transfrontalière stricto sensu, donc, serait limitée au terrestre ou serait limitée et subordonnée, conditionnée par l'existence d'un lien physique, c'est-à-dire ou un pont ou un tunnel, un lien physique, ce qui est quand même assez surprenant. Enfin, la réduction budgétaire pour des volets, ce qu'on appelle les volets traditionnels de la coopération territoriale, comme Interreg Europe ou URBACT, est évidemment inquiétante, parce que Interreg Europe, il faut le rappeler, est le seul programme aujourd'hui de coopération qui inclut l'intégralité du territoire de l'Union, mais aussi la Norvège, la Suisse, et je soutiens l'idée que demain, dans le cadre du Brexit, il devra continuer à soutenir la coopération avec l'Irlande du Nord et les autres régions britanniques. Alors, les échanges que j'ai pu avoir avec différentes parties prenantes à différentes échelles territoriales démontrent qu'il y a un ressenti quand même de perte de subsidiarité. Il y a une inquiétude, notamment concernant la coopération maritime, concernant aussi alors un autre critère géographique qui n'est pas dans la proposition de la Commission sur la coopération territoriale, mais qui figure dans la proposition relative au règlement portant dispositions communes, qui est l'introduction d'un critère de concentration de la population d'au moins 50% dans la zone de 25 km autour de la frontière. Et ça, beaucoup de régions terrestres se sont émues de ce critère-là, et notamment les régions montagneuses. Il y a probablement ici des représentants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, enfin région sud maintenant, qui nous entendent, des partenaires de Ligurie aussi. On sait très bien que dans les régions très montagneuses, il n'y a pas beaucoup de monde sur les flancs des montagnes. Donc, c'est valable pour notre zone de coopération, mais c'est valable dans les Pyrénées, c'est valable dans d'autres massifs montagneux en Europe. Ce critère-là est problématique, et j'ai déposé un amendement sur l'avis relatif au règlement portant dispositions communes. Enfin, l'inquiétude porte aussi sur Interreg Europe, sur ses aspects financiers, puisque Interreg Europe subit une diminution budgétaire de 83%, alors même qu'il ne représente finalement que 0,1% de la politique de cohésion, c'est-à-dire du budget global de la politique de cohésion. Quand on met en rapport les montants budgétaires et toute la valeur ajoutée
européenne que recèle ce programme, on peut se poser des questions, sans compter l'accélérateur de développement régional qui peut représenter, sans compter aussi l'apprentissage de la coopération entre différents Européens et le portage de projets collectifs. Conclusion, avant de présenter, première conclusion avant de présenter les propositions de mon avis, très rapidement, il nous semble que la proposition de la Commission doit évoluer et doit évoluer d'abord pour profiter à toutes les régions. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas une Europe à deux vitesses ou à trois vitesses en matière de coopération territoriale. La coopération, elle a été faite, elle a été produite pour qu'il y ait plus de cohésion économique, plus de cohésion sociale, plus de cohésion territoriale. Et donc, la coopération doit être multiniveau, elle doit concerner tout le monde et elle doit obéir, évidemment, au principe de subsidiarité. Les propositions que j'ai faites au comité des régions et qui ont reçu un avis très favorable en commission de cohésion territoriale, puisqu'il n'y a eu que deux abstentions lors du vote, sont les suivantes. D'abord, sur le plan budgétaire, nous demandons à ce que le volume du financement de la coopération territoriale européenne eh bien, passe de 2,5% du budget de la politique de cohésion à 3%, avec donc pour objectif de pouvoir continuer à financer la coopération territoriale traditionnelle telle que nous la connaissons. Il ne faut pas mettre en concurrence et il ne faut pas déshabiller le pauvre pour habiller quelqu'un d'autre. Non, il faut que, en accord d'ailleurs avec le rapport Imarini-Schneider et en accord avec le rapport actuellement au Parlement européen de M. Arimon, il faut que nous ayons à minima 3% de budget dédié à la coopération territoriale européenne. Concernant les taux de cofinancement, et c'est ce qui nous intéresse beaucoup aussi au final, le taux de cofinancement a été réduit à 70% dans la proposition de la Commission. Nous proposons que ce taux de cofinancement remonte à 85% d'une part, avec en plus un taux de préfinancement en début de période, au moment où ça démarre. On le sait très bien que les projets ont du mal à démarrer, avec un taux de préfinancement de 2% en début de période. Ça nous paraît être aller dans le bon sens. Ensuite, nous proposons une enveloppe particulière pour ce cinquième volet, la nouveauté, je dirais, l'innovation de cette proposition qui concerne les investissements en matière d'innovation interrégionale. Pourquoi nous proposons un volet spécifique et pourquoi nous proposons aussi un chapitre spécifique dans le règlement et un financement à hauteur de 0,3% du budget global, c'est-à-dire 970 millions, le même qui est proposé par la Commission, nous sommes d'accord là-dessus, parce que c'est pratiquement 1 milliard d'euros et que donc ce milliard d'euros, il doit pouvoir bénéficier à toutes les régions européennes qui souhaitent s'engager dans l'innovation, quel que soit leur niveau technologique. Ça ne peut pas être un dispositif qui ne concerne que les régions les plus avancées technologiquement. Donc, il faut introduire un critère qui serait, par exemple, un cofinancement un peu plus élevé pour des régions comme les régions qui ont des index de compétitivité, en utilisant l'index de compétitivité régionale d'Eurostat, qui ont un index de compétitivité inférieur à la moyenne communautaire ou qui ont un handicap structurel, zone de montagne, zone insulaire, tel que c'est reconnu dans l'article 174 du traité de l'Union européenne. Donc nous proposons un chapitre spécifique et nous sommes en discussion au comité des régions encore sur ce chapitre spécifique. Ce qui veut dire que du coup, ce volet-là pour lequel nous sommes totalement d'accord, encore une fois, je le répète,
nous sommes pour le soutien de l'innovation et des projets interrégionaux en matière d'innovation, mais nous sommes aussi pour que ces projets bénéficient au plus grand nombre de régions. Et ça ne doit pas venir au détriment, ça ne doit pas être financé, ce milliard d'euros ne doit pas venir au détriment de la coopération territoriale traditionnelle telle que nous la pratiquons depuis des années avec parfois des difficultés, mais aussi combien de réussites et combien de bonheur partagé. Enfin, nous proposons que la coopération maritime reste dans le volet transfrontalier. L'ensemble des régions que j'ai rencontrées se sont positionnées sur cet aspect-là des choses. J'ai envie de dire, et je sais si nous le vivons au quotidien, les insulaires, que une frontière est une frontière, qu'elle soit terrestre ou maritime, la difficulté est la même. Il y a certes des difficultés spécifiques dans les zones transfrontalières, notamment en matière d'emploi, en matière d'harmonisation des réglementations, mais les zones maritimes, je ne parle pas que pour la Corse ou la Sardaigne, je parle aussi pour toutes celles qui ont une frontière maritime, je parle pour les régions du Nord aussi, là où on est dans l'interreg maritime, on met dans le Nord, notamment dans la Baltique, nous avons des coopérations entre Estonie, Finlande, qui nécessitent que la coopération maritime soit maintenue dans le transfrontalier. Alors voilà, j'ai été un petit peu longue peut-être, mais voilà le sens des amendements que j'ai déposé concernant cette proposition de règlement faite par la Commission. Pour l'instant, ça se passe bien au comité des régions. Nous avons encore une discussion, comme je l'ai dit, sur ce chapitre spécifique concernant le volet 5. Ça se passe très bien aussi dans la relation que nous avons avec le Parlement européen, avec donc mon homologue, mais député au Parlement européen, M. Harimon. Comme vous l'avez constaté, mon seul souci, c'est de promouvoir la qualité et le niveau de la coopération territoriale entre régions européennes, y compris, je le dis, avec les pays tiers ensuite et avec... puisqu'hier il y a eu une décision importante, un pas franchi concernant le Brexit, pouvoir continuer quand on est transfrontalier avec les régions britanniques, pouvoir continuer à travailler avec elles dans l'intérêt des populations de part et d'autre de la frontière. Pourquoi ? Parce que la coopération territoriale européenne, c'est d'abord l'interconnaissance des peuples européens, des apprentissages collectifs pour résoudre des problèmes communs, c'est aussi de la croissance à l'échelle régionale, c'est du développement, et je crois qu'à l'heure actuelle, nous en avons vraiment besoin. Voilà, merci à tous de votre écoute, et également, encore mes excuses, je regrette bien de ne pouvoir être à Florence, mais j'ai ce comité de suivi des fonds structurels en Corse. Merci beaucoup. Grazie mille, ciao à tous. Grazie. Allora io ringrazio Nannette per il suo intervento, non so se ci sente ma ti chiederei di scriverle che condivido pienamente il suo contributo e le proposte che ha avanzato e che è un altro segnale questo della creazione di un sistema molto forte tra i nostri territori. Quindi per quanto riguarda la Toscana noi facciamo nostre pienamente le sue posizioni, quindi la ringrazio davvero per il suo intervento. Detto questo, io passerei la parola a François Volpi, che è l'assistente di Madame Valérie Gomez-Bassac, che è deputata all'Assemblea nazionale, membro della francese ovviamente, membro della Commissione Affari Esteri, che avevamo invitato, non può essere presente, ma ci teneva a essere qui a farci conoscere la sua opinione, quindi ringrazio davvero Messer Volpi di poter parlare a suo nome. Monsieur le conseiller, merci. Mesdames et messieurs, je tiens à excuser déjà l'absence de madame la députée, effectivement, qui siège aujourd'hui à la Commission aux affaires européennes
à Paris. Et je me fais donc son représentant et elle salue également, elle peut que saluer la manifestation qui se déroule aujourd'hui à Florence. Donc dans un contexte où le discours nationaliste et eurosceptique se développe en Europe, la coopération transnationale et interrégionale ne peut être qu'une solution pour prouver que l'Europe est une solution au quotidien des citoyens. Et c'est dans ce cadre que la majorité présidentielle en France souhaite porter le projet européen au cœur du projet politique. Et c'est pour cela également que Madame la députée, lors de son premier rapport parlementaire, a remis au président de la République un rapport sur les conventions démocratiques pour la fondation de l'Europe qui a donné lieu aux consultations citoyennes qui seront remises au Conseil européen de décembre prochain. Donc, pour recentrer sur, je vais être un peu plus bref et plus généraliste, on peut que se réjouir de la coopération transnationale sur le territoire, là en l'occurrence du Var, car Madame la députée donc suit avec beaucoup d'attention le programme Maritimo, qui permet une coopération accrue entre les territoires du bassin méditerranéen, et notamment le Var. Et cela permet évidemment de pouvoir constituer un territoire plus compétitif, pouvoir également avoir un territoire qui peut affronter les défis européens et surtout prouver notamment et surtout que l'Europe est au cœur du quotidien des citoyens. C'est vraiment l'ambition de la majorité présidentielle aujourd'hui. Et notamment, elle souhaite saluer la coopération qui se déroule sur le territoire avec les partenaires locaux, notamment la Chambre de commerce italienne et la Chambre de commerce varoise. Saluer cette synergie qui se passe au niveau local, parce qu'on peut dès à présent, notamment par le programme des projets portés par le programme Maritimo, notamment les programmes Stratus et Smartic, des projets qui répondent à un développement touristique durable, social et économique sur le territoire du département du Var. Donc, je vais être assez bref, mais je vous souhaitais, au nom de la députée, donc de remercier pour cette invitation aujourd'hui. Molte grazie. Molte grazie. Ora darei la parola a Giampaolo Simone, che della Regione Sicilia, che parla a nome dei due programmi Italia-Malta e Italia-Tunisia. Bene. Grazie, buongiorno a tutti. Per prima cosa è doveroso portare i saluti del dottore Tornabene, autorità di gestione dei due programmi Italia-Malta e Italia-Tunisia, che purtroppo oggi non voleva essere presente qui proprio per dare il suo apporto a un argomento del post-2020 che ci sta molto al cuore, ma è stato trattenuto da altri impegni relativi al Biofestre Sicilia, che come tutti ben sapete anche quel programma molto più grande vede a fine anno un importante obiettivo di spesa da raggiungere, quindi si sta lavorando in maniera molto intensa per traguardare questo obiettivo. Io rimodulo il mio intervento perché molte delle cose che volevo dire sono già state dette da chi mi ha preceduto. Ci troviamo in perfetta sintonia con l'autorità di gestione dell'Interreg Italia-Francia Marittimo a riprova che la bontà di questi programmi e i risultati raggiunti stanno molto a cuore ai territori, che non è, come diceva qualcuno, un po' il cercare di attingere, avere qualche finanziamento in più, delle risorse in più,
ma è legato al fatto di un riscontro e di un impatto sul territorio che va molto al di là di quelli che sono i fondi e gli investimenti fatti nel territorio. In particolare la Regione Siciliana ha sempre cercato di mettere in evidenza, come diceva, cogliendo appunto l'invito che la dottoressa Zorbala ci lanciava, quello di mettere in evidenza, lavorare sui contenuti, mettere in evidenza un po' tutte le attività e i risultati ottenuti. La Regione Siciliana in questi anni ha sempre cercato di far vedere l'impatto positivo che questi programmi hanno nel territorio e di conseguenza dell'importanza della cooperazione trasfrontaliera marittima bilaterale. Lo spazio del Mar Mediterraneo, delimitato al nord dallo Stretto di Messina e a sud dal Canale di Sicilia, rappresenta un'area di cooperazione con caratteristiche geografiche molto eterogenee. Vedo che lo slogan, l'headline della giornata di oggi, tanti risultati, un solo mare. Sì, è pur vero che è un solo mare, ma è un mare estremamente eterogeneo, con caratteristiche assai differenti da una parte e dall'altra. E noi agiamo proprio in questo spazio, appunto delimitato tra lo Stretto di Messina e diciamo quello che viene rappresentato dal Canale di Sicilia, che ha caratteristiche geografiche molto eterogenee, una costa molto irregolare e frastagliata, la presenza di numerose isole di natura vulcanica che insistono su un fondale caratterizzato da blocchi tettonici e uno spazio marino con caratteristiche chimico-fisiche di densità, salinità e temperatura profondamente diverse da quelle che si riscontrabbero in altre aree del Mediterraneo stesso. Nel corso degli ultimi anni i continui processi di interazione tra uomo e natura hanno determinato degli importanti impatti nell'area di cooperazione. Congiuntamente all'espansione della superficie urbanizzata e coltivata, nonché all'aumento del traffico di navi commerciali nello spazio marittimo, si sono determinati impatti multipli relativi alla progressiva perdita di biodiversità e di habitat, nonché all'erosione delle coste e al progressivo deterioramento dello stato della salute della flora e della fauna. Le attività implementate dai due programmi Italia-Malta e Italia-Tunisia hanno messo in evidenza che le cause che provocano un progressivo degrado dell'ambiente e delle relative risorse sono un conseguenziale effetto sia delle tipiche azioni di inquinamento ambientale provocate dall'uomo, sia dalle reazioni provocate dagli effetti del cambiamento climatico. A tal proposito basti ricordare lo stato del degrado costiero del versante sud orientale della Sicilia e dell'isola di Malta, causato dalla presenza di situazioni a rischio di intrusione marina nelle falde di inquinamento provocate da attività agricole, dalla progressiva presenza di specie non indigene, flora e fauna, che ormai nella zona sono estremamente presenti e di continua rilevazione. Inoltre, i vari scenari di rischio provenienti dal mare, tsunami, sisma, inquinamento industriale, alterazione dei bacini idrografici, gli effetti del cambiamento climatico e le azioni condotte dall'uomo provocano alterazione dello stato di salute dell'ambiente. Queste continue pressioni minacciano l'integrità del paesaggio naturale e la diversità di tutta l'area, limitando le azioni necessarie per lo sviluppo sostenibile. Gli ecosistemi non sono sistemi chiusi, ma sono contigui e pervi tra loro. Ciò significa che gli effetti generati da una incorretta gestione di un ecosistema in una sua porzione possono avere ripercussioni su porzioni adiacenti e a cascata su ecosistemi vicini. Una delle preoccupazioni principali quando è stato scritto il programma, l'attuale programma di Italia-Malta, ma naturalmente a quello di Italia-Tunisia, era quello di preoccuparci della coerenza di tutte le attività e di tutte le azioni con quelli che erano gli altri programmi e le strategie.
da un lato anche la strategia adriatico-ionica, ma anche quella che sarà la strategia WestMed piuttosto che i programmi mainstreaming o altri. Quindi i programmi sono sempre ben calati e interagiscono e sono coerenti all'interno di quelle che sono le visioni più ampie che comunque la Commissione mette in atto. Alla logica di bacino, la Regione Siciliana si oppone quindi una logica di prossimità, di storie comuni, di interessi comuni, di futuro comune. La limitrofità è la chiave di questo mondo globalizzato nel quale i localismi assumono sempre più peso. L'esperienza ha dimostrato che la logica di bacino ha molto giovato nella prototipazione di azioni pilote o nella condivisione dimostrativa di buone pratiche o nella creazione di reti lunghe di eccellenza, ma che ha influito assai poco nell'effettiva crescita e nello sviluppo regionale dei territori, cosa che di fatto hanno ottenuto i programmi marittimi bilaterali. La logica di bacino in sostanza produce molto meno impatto nei territori rispetto all'approccio di cooperazione trasfrontaliera bilaterale o trilaterale. Solo attraverso il programma di cooperazione trasfrontaliera o bilaterale è possibile assicurare adeguatamente azioni e aree di protezione e conservazione in cui è possibile vedere la gestione integrata di aree contigue, in modo da garantire una gestione comune della biodiversità e dei beni e servizi da essa generati. La gestione di tale network deve coinvolgere i portatori di interesse, gli enti gestori, le associazioni di categoria, la ricerca scientifica che dovrà fornire una base solida per un dialogo che garantisca la messa in atto di azioni armoniche e mirate. La natura trasfrontaliera di territori che condividono il medesimo specchio del Mediterraneo centrale fa sì che le misure di gestione dell'ecosistema marino e le risorse biologiche associate, le strutture sociali e le economie debbano adottare approcci comuni e allineati per evitare futuri conflitti e il collasso di beni e servizi ecosistemici. La Regione Siciliana, concludo, nella qualità di autorità di gestione dei due programmi Italia-Malta e Italia-Tunisia, visto anche il pieno interesse dello Stato di Malta e della Repubblica Tunisina, esprime una posizione favorevole affinché nell'area trasfrontaliera del territorio italiano con Malta e con la Tunisia vengano mantenuti i programmi trasfrontalieri marittimi, in continuità con le esperienze positive dei precedenti cicli di programmazione. Volevo porre un accenno su quello che è il programma Italia-Tunisia. È un programma che deriva dalle logiche delle politiche di vicinato della Commissione europea. Ha obiettivi diversi. La Commissione europea cerca di creare attorno a sé un'area di paesi con una situazione finanziaria florida, stabile, democrazia sostenibile. Il programma Italia-Tunisia, di cui noi siamo autorità di gestione, ha sempre svolto questa attività, ha avuto questi obiettivi e i risultati, devo dire, sono assai concreti e facilmente riscontrabili. Non aggiungo altro, perché mi pare di capire che siamo andati anche lunghi sui vari interventi, e ringrazio l'autorità di gestione Interreg Marittimo e grazie a tutti, e spero che la dottoressa Zorbala possa portare a Bruxelles queste nostre ferme considerazioni. Grazie. Grazie al dottor Simone. Il programma, ora, l'ordine del giorno prevedeva un intervento dell'Interreg Italia-Francia Marittima. Io però, visto che dopo abbiamo una
seduta, diciamo, una sessione molto importante di capitalizzazione, mi limito a fare alcune valutazioni rispetto alla parte, fra virgolette, politica della discussione, senza stare a presentare il programma e quant'altro. Poi dovrebbe apparire una slide che dice quali sono i dati e quant'altro, quindi ecco, ce l'ho alle spalle. Io mi limito a dire questo. Noi stiamo discutendo un progetto di politica di coesione in un momento non facile per l'Europa. Non facile per l'Europa, ci sono soggetti che si preparano alle prossime elezioni, salvaguardando l'idea dell'Europa, ma come dire, mettendo in discussione anche alcuni dei fondamenti che sono andati avanti in questi anni. E una delle idee sulle quali, come dire, c'è una discussione sull'Europa è il fatto che c'è un rischio di scarsa valorizzazione dei territori, di scarsa valorizzazione di ciò che i territori sono in grado di produrre per arricchire l'idea di Europa. Ecco, da questo punto di vista io credo proprio che l'esempio che la Commissione sta dando sulla revisione dei programmi Interreg è un esempio negativo, perché è un esempio che va contro a un'idea di valorizzazione delle specificità territoriali, all'idea dell'autogoverno dei territori nel risolvere i problemi, che fa tornare anche indietro culturalmente l'idea di Europa, perché anche questa idea, mi permetto di dire, che il mare non fa confine, che quindi il confine è fatto soltanto dalle idee terrestri, è un ritorno indietro molto pesante rispetto al... È una penalizzazione forte del sistema delle isole, che sono, diciamo, una parte importante della realtà europea, non soltanto Italia, Francia, che hanno la Corsica, la Sicilia, la Sardegna, ma penso alla Spagna, penso a questa realtà che sarebbe fortemente, fortemente penalizzata. E poi quest'idea che il marittimo fa parte del transnazionale e non più del transfrontaliero, sì, ha ragione la dottoressa quando dice i problemi del mare sono di dimensioni similari tra la Toscana e la Corsica, vorrei dire fra l'Andalusia o la Catalogna e le Baleari o tra le Baleari e la Corsica, però è vero anche che quando tu vai verso programmi transnazionali perdi la specificità regionale, rischi di avere, come dire, una politica di forte accentramento che può darsi sicuramente definirà progetti che hanno una valenza generale, ma il rischio anche di allungare i tempi, di tenere fuori i territori, di non garantire quella flessibilità e velocità che ambiti specifici all'interno, diciamo, anche di linee generale che ovviamente dalla Commissione noi possiamo garantire. Quindi la nostra discussione rispetto alla modifica e al superamento dei marittimi parte, a mio modo di vedere, da una valutazione anche rispetto all'idea di Europa che si vuole fare andare avanti e l'idea di risposta ai problemi territoriali e alle specificità. Per questo noi, come dire, continueremo questa azione, la continueremo dal punto di vista politico e qui davvero io apprezzo dal primo respiro all'ultimo respiro l'intervento che ha fatto Nannette a nome della Corsica, perché sono posizioni che noi condividiamo pienamente, quindi continueremo questa azione perché è un'idea di Europa che vogliamo affermare. Allo stesso tempo continueremo questa battaglia perché, come dicevo all'inizio, non siamo qui a difendere, come dire, un piccolo interesse di avere la gestione di un po' di risorse, siamo a difendere risultati. A difendere risultati che davvero in questi anni hanno reso più forti i nostri territori e li hanno resi più forti
nel rispetto degli indirizzi dell'Unione Europea. Non è che ci siamo inventati interventi di poco conto. E anche per questo noi, come dire, abbiamo definito un documento di posizionamento rispetto alla nuova programmazione, che cerca di definire alcuni obiettivi che, dando risposta ai nostri territori, arricchiscono l'Europa. Che quando noi parliamo di territori transfrontalieri che siano più accessibili, affrontiamo un tema che riguarda tutta l'Europa, non soltanto i nostri territori. Quando parliamo di un ambito transfrontaliero che affronta i temi dei rischi ambientali comuni, parliamo di una delle realtà più importanti del Mediterraneo, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dei traffici, dal punto di vista anche dei rischi che si possono determinare. Purtroppo ne abbiamo avuto anche recenti esempi. Quindi da questo punto di vista è vero, si tratta di politiche generali, ma noi abbiamo poi bisogno di risposte rapide, in tempi certi e al più presto. In terzo luogo, quando noi nel documento di posizionamento parliamo di affrontare i temi della sicurezza marittima, parliamo di affrontare i temi della crescita blu, o pensiamo anche di valorizzare le radici culturali che, come dire, rappresentano questi territori, crediamo appunto, come dicevo, non tanto di affrontare una questione localistica, ma di dare un contributo anche allo sviluppo dell'Europa. Per questo, allora, noi siamo, e concludo, impegnati a affrontare il confronto con l'Unione Europea in una posizione d'attacco, come dicevo all'inizio. Non ci sentiamo in difesa, ci sentiamo all'attacco. Ci sentiamo all'attacco anche sulla questione delle risorse, perché non è che si può, da questo punto di vista, ridurre pesantemente le risorse sulla cooperazione tra i territori. Non si può, come dire, andare a dare risorse che poi non permettono di mettere in campo quelle politiche che oggi ci chiede la realtà. Quindi noi siamo fortemente impegnati, i nostri presidenti, Presidente Rossi sicuramente, ma anche tutti gli altri, stanno facendo questa battaglia, questa azione. Speriamo davvero di poter essere nuovamente qui fra qualche anno a parlare della nuova programmazione di un marittimo con queste dimensioni, fermo restando che se poi, come dire, questa battaglia non ottenesse al 100% i risultati che noi oggi ci proponiamo, siamo disposti e siamo pronti anche a affrontare nuove dimensioni, dove però, torno a dire, il tema della sussidiarietà, della decisione dal basso e non delle politiche calate dall'alto, è un tema fondamentale. E torno a dire, secondo me è un tema fondamentale anche rispetto all'idea d'Europa che deve andare avanti. Grazie, passiamo alla seconda parte della nostra mattinata. Funziona. Allora, noi avevamo pensato, buongiorno a tutti intanto, e buongiorno anche da parte mia, grazie di essere intervenuti così numerosi a questo evento promosso dal programma Italia-Francia Marittimo, che ormai chiamo nostro come se fosse ormai parte della mia vita, ma lo è. Allora vi ringrazio di nuovo tutti. Il nostro sforzo a questo punto, dopo aver, come dire, visto qual è il quadro del futuro e sul quale è bene che tutti abbiamo le informazioni per capire anche come si svolge, no, questo processo di negoziazione verso il futuro, credo un modo giusto per capire che l'Europa talvolta è lontana, ma è anche qui, insomma, e noi ci dialoghiamo tutti i giorni. Quindi, a maggior ragione, ancora una volta un grande benvenuto alla nostra nuova rapporteur, che ha avuto la pazienza anche di spiegarci tutto il meccanismo di funzionamento, no? Di come si costruiscono le decisioni in Europa.
Noi abbiamo pensato di passare direttamente alla seconda parte perché la commissione, la nostra rapporteur, anche ieri nelle giornate di lavoro di questi giorni ci dice, ci ha detto più volte, ce l'ha detto anche stamani, il miglior modo per dimostrare la necessità dei programmi è concretamente far vedere quali sono le nostre realizzazioni e come le nostre realizzazioni, la dico in modo molto ampio, incidono sulla vita dei cittadini. Quindi, siamo all'attacco in un modo simbolico e non guerreggiato, perché sono una pacifista convinta, però siamo all'attacco, ci dice la Commissione, se volete andare all'attacco diteci con che cosa e che cosa state facendo e dimostrateci che davvero esiste l'importanza di cooperare tra territori. Allora per questo vogliamo passare direttamente alla seconda sessione. Dal nostro punto di vista come programma ci siamo sforzati oggi e vogliamo sforzarci oggi di dimostrare quali sono le nostre realizzazioni concrete. Abbiamo scelto dei progetti che abbiamo chiamato faro, non è un faro per sempre, è un faro per oggi, perché noi ne vogliamo tanti di progetti faro, non uno di progetti faro, quindi cercheremo obiettivo per obiettivo, polo tematico per polo tematico di portare la voce dei nostri progetti, soprattutto portare la voce delle realizzazioni. Non vorremmo più parlare di progetti faro, vorremmo parlare delle realizzazioni faro e vogliamo lasciare lo spazio al pubblico perché dal pubblico altri progetti che sono qui ci raccontino che cosa hanno fatto e che cosa stanno facendo per davvero migliorare la vita dei nostri territori. Vi ringrazio ancora e do la parola ai miei colleghi, in particolare un benvenuto a Ivano Magazzù del programma Interact, per noi è un grande amico e un ex collega e quindi il benvenuto è ancora più forte da parte nostra. Oggi ci sono un sacco di ex, quindi io sono anche un po' emozionata, scusatemi, quindi benvenuto a Ivano che modererà questa sessione, benvenuti a tutti i progetti che rappresentano le nostre realizzazioni, davvero un grande benvenuto e come ho detto ieri i programmi esistono, se esistono i nostri beneficiari, esistono i nostri progetti, esistono le nostre realizzazioni, le autorità di gestione senza questo sarebbero un niente, noi siamo sempre molto orgogliosi di dire siamo l'autorità di gestione del programma, siamo nessuno senza di voi e quindi davvero un applauso a tutti noi e che questa sessione cominci a dimostrare che le nostre realizzazioni sono vere e non libri dei sogni. Grazie Ivano, a te la conduzione di questo panel. Grazie Mara, grazie a tutti, grazie all'autorità di gestione della Regione Toscana per aver invitato il programma Interact. Bonjour à tous. Donc je vais essayer aussi de parler un peu français, italien. Je vais quand même respecter le bilinguisme de ce programme dans la mesure du possible. Voilà, donc oui, je parlerai les deux. Je vais essayer de parler les deux. Donc voilà, on va commencer maintenant donc avec une petite introduction à la session. Donc comme Mara a dit, on va présenter un peu les parcours de capitalisation que le programme justement a mené. Par contre, comme disons chargé des projets capitalisation chez Interact, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec ce programme qui est un des pionniers dans le thème de la capitalisation sur laquelle notre programme a un objectif spécifique. Et donc on investit pas mal de ressources, nous aussi, en fait, pour soit aider les programmes à mettre en place leur processus même de capitalisation, et aussi, après, par leur biais, les projets même à mettre en valeur ce qui sont les résultats, dont on va parler d'ici quelques minutes. Cambio lingua, quindi dopo tutto questo vorremmo poi oggi presentare quelli che sono i sei politematici del programma, li menzioneremo tutti fra un po', avremo anche la presentazione di alcuni testimonials, di alcuni video relativi appunto alle realizzazioni faro del programma
Ma prima, appunto, in un'ottica un po' di capitalizzazione, cos'è la capitalizzazione? È uno sforzo, diciamo, è un processo, abbiamo lavorato negli ultimi anni con tutti i programmi di cooperazione per definire a cosa serve e come si fa, è un processo di analisi, di raccolta di risultati che dura, diciamo, per tutta la fase di attuazione dei programmi e che serve un po' a dimostrare il valore aggiunto, un po' sulle varie priorità, sui vari temi sui quali ciascun programma appunto investe i propri fondi, anche in un'ottica un po' di comparazione e dimostrazione di ciò che la cooperazione può fare. Abbiamo visto che nella proposta della Commissione non c'è più necessità di dimostrare l'importanza di Interreg, questo è intrinseco nel fatto che sia e continuerà ad essere il secondo obiettivo della politica regionale, come si può notare anche nel progetto di regolamento, la capitalizzazione è, diciamo, l'utilizzo dei risultati e delle buone realizzazioni, un po' la filosofia di base anche per i futuri programmi 2014-2020. Per questa sessione cominceremo da qui, quindi capiremo quali sono i buoni risultati di questo, le realizzazioni faro di questo programma, per poter poi appunto definire un po', diciamo, le cose belle fatte dai progetti dell'Italia-Francia Marittimo. Quindi per prima passiamo adesso alla presentazione del processo intrinseco di capitalizzazione fatto dal programma, pertanto lascio la parola a Giulia David del segretariato congiunto che ci presenterà appunto l'iniziativa. Vi vorrei solo informare che abbiamo una sessione alquanto intensa, quindi per chi avesse bisogno vi ricordo che l'acqua è lì disponibile per tutti perché durerà almeno fino alle ore 13. Cercheremo di rispettare i tempi, quindi però un piccolo comfort ce l'abbiamo anche qui in sala. Prego Giulia, grazie. Grazie Ivano, buongiorno a tutti. Sì, io sono la responsabile comunicazione del segretariato congiunto e con le mie colleghe abbiamo lavorato in questi ultimi mesi a avviare un po' il percorso di capitalizzazione, che è un percorso che va avanti, andrà avanti anche nei prossimi mesi. Mi servirebbe solo, eccoli, il telecomandino. Allora, prima di tutto mi interessava ribadire il perché è importante capitalizzare i nostri risultati. Capitalizzare, cioè raccogliere informazioni su ciò che di concreto e di buono e positivo fanno i nostri progetti e poi farlo conoscere. Ci sono dei dati che abbiamo già visto e vediamo spesso su questo euroscetticismo che un po' è imperversa in questo periodo e ci tenevo a condividere con voi alcuni dati dall'Eurobarometro sui cittadini italiani e francesi come vedono l'appartenenza all'Unione Europea. Sono dati che comunque fanno vedere che non c'è sempre da parte di tutti un sentimento positivo sul fatto di appartenere all'Europa e non c'è una conoscenza approfondita dei nostri programmi e di ciò che fanno concretamente. E quindi è importante far conoscere i risultati dei nostri progetti ai cittadini, prima di tutto, per far capire ciò che di positivo ha l'Europa nei nostri territori. E dall'altro abbiamo visto nella prima sessione questo dibattito in corso sulla cooperazione territoriale europea. È una dimensione transfrontaliera marittima che, diciamo, è a rischio di ridimensionamento o comunque c'è il rischio che forse non si riuscirà a mantenere una configurazione come l'abbiamo sempre avuta. E da cui, come diceva anche la dottoressa Zorba, l'importanza di far conoscere il valore aggiunto di questa dimensione transfrontaliera marittima della cooperazione europea. Allora, noi abbiamo avviato un processo che, come vedete, è un processo aperto. Io non ho voluto chiudere il cerchio perché è un cerchio che continua. Noi abbiamo come programma, prima di tutto, identificato una serie di poli tematici, 6 poli tematici, all'interno dei quali abbiamo poi raggruppato i progetti da noi finanziati e poi raggrupperemo anche i prossimi progetti che finanzieremo.
E poi abbiamo definito alcuni criteri per identificare diciamo, delle realizzazioni faro o delle buone pratiche. Abbiamo poi fatto un lavoro di analisi e di approfondimento e adesso stiamo facendo un lavoro da un lato di diffusione di un primo gruppo di realizzazioni faro e dall'altro continueremo l'approfondimento all'interno di ogni polo tematico e cercheremo anche di fare in modo che all'interno di ogni polo tematico i progetti in qualche modo abbiano la possibilità di confrontarsi sempre di più e quindi tirare fuori delle realizzazioni comuni, che magari non sono solo di un progetto, ma magari sono invece frutto del lavoro di più progetti. Quindi volevo, insomma, nell'ambito di questo nostro percorso, volevo anche condividere con voi un percorso che abbiamo avviato con il CGET, che è il Commissariato Generale all'Eguaglianza dei Territori, che è un gruppo di lavoro francese che sta lavorando in questi mesi sulla capitalizzazione dei programmi di CTE che coinvolgono la Francia. Sono stati selezionati alcuni programmi CTE, tra cui il nostro, e il CGET ci sta aiutando da un lato ad analizzare il nostro percorso di capitalizzazione e dall'altro a identificare alcune realizzazioni faro. Quindi il CGET ci ha fornito una serie di criteri da loro stabiliti nell'ambito della loro metodologia per selezionare alcuni esempi di risultati da poi analizzare e approfondire più nel dettaglio. E infine il percorso prevede di definire una strategia di diffusione, di trasferimento di queste realizzazioni. Più avanti farò un focus più approfondito sulla metodologia del CGET. Per ora vi dico che appunto noi come programma stiamo partecipando a questo percorso e ne abbiamo anche approfittato per trarre ispirazione nel definire la nostra metodologia dalla loro. Insomma, è un lavoro diciamo di donandono, se si può dire così. Dunque, vi faccio un excursus, poi andrò molto rapida, visto che così diamo spazio ai nostri testimoni, dei criteri che abbiamo cominciato ad usare. Abbiamo fatto una prima selezione di criteri per selezionare quelle che sono delle realizzazioni che si possono considerare faro o particolarmente significative. Il CGET ne aveva due principali. Una è per il loro percorso un po' il grado di maturità di queste realizzazioni, a che punto, cioè, che fossero delle realizzazioni abbastanza già consolidate in modo da poter già cominciare a vedere un potenziale impatto. E dall'altro anche l'esistenza e le ricadute di azioni di disseminazione e trasferimento. Disseminazione, cioè valorizzazione col pubblico, con gli stakeholders, e trasferimento anche alle politiche nazionali o locali o regionali esistenti. Poi noi come programma abbiamo definito alcuni criteri, alcuni che conosciamo, di solito si usano per stabilire quali sono delle realizzazioni significative, come per esempio la sostenibilità, l'innovazione, la trasferibilità, ma abbiamo anche due criteri particolarmente significativi per noi come programma. Da un lato la capacità di questa realizzazione faro di risolvere sfide tipiche della nostra area di cooperazione. E qui rimando al discorso che facevo all'inizio sull'influenzare positivamente il dibattito in corso sul post-2020. Quindi a noi qui interessa avere delle realizzazioni che in poche parole dimostrano che la cooperazione transfrontaliera marittima funziona e crea un impatto positivo. E poi, sempre in questa direzione, abbiamo anche messo un criterio sulla coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa WestMed, che comunque sta prendendo sempre più importanza e ci piace valorizzare il fatto che come programma siamo allineati a quasi al 90-95%, adesso la percentuale esatta non me la ricordo, però una percentuale quasi del 100% di allineamento tra il nostro programma e gli obiettivi di questa iniziativa WestMed, che è un'iniziativa importantissima nell'area del Mediterraneo.
Quindi questi sono un po' i criteri che abbiamo cominciato a darci per identificare un primo set di realizzazioni faro che scopriremo più nel dettaglio più tardi. Gli altri programmi coinvolti nel percorso con il CGET sono Interreg Sud-OE, Interreg Med, Interreg Alcotra e Interreg Rennes Supérieur. Quindi siamo in 5 programmi che per ora stiamo seguendo questo percorso sperimentale del CGET che sta analizzando quindi i processi di capitalizzazione di questi 5 programmi. Ultima, credo, parte, due parole sul percorso in generale del CGET. L'obiettivo che il CGET si è dato è, da un lato, di incoraggiare i programmi a capitalizzare, quindi è stata una, diciamo, un'opportunità che hanno dato ai programmi per tutti portare avanti un percorso di capitalizzazione. Dall'altro, incoraggiare il riutilizzo, il trasferimento di risultati al di fuori del programma stesso, ed è questa un po' la fase che vogliono un po' adesso avviare in questo periodo. Quindi, appunto, parlando di fasi, il percorso si articola in due fasi principali: una fase in cui il CGET ha analizzato l'efficacia e l'utilità dei processi di capitalizzazione di tutti i programmi CTE che coinvolgevano la Francia. A partire da questa analisi, loro hanno selezionato questi 5 programmi Interreg che vi ho menzionato, e adesso siamo nella fase 2, quindi stiamo approfondendo i processi di capitalizzazione di questi 5 programmi, e all'interno del percorso il CGET ci ha chiesto di identificare ciascun programma delle realizzazioni faro usando i criteri che vi ho elencato prima. Ultimo aspetto che volevo condividere con voi è la disseminazione. Questa prima tornata nostra come programma di identificazione di alcune realizzazioni faro ha dato luogo a una campagna che stiamo portando avanti in queste settimane, che culmina un po' con l'evento di oggi, perché per ogni polo tematico abbiamo voluto cercare di identificare una realizzazione faro, ma ripeto, come diceva Mara anche prima, non è, ovviamente non vogliamo poi limitarci a una sola, i progetti sono tanti e i risultati concreti li vediamo, sono tanti. Per questo periodo abbiamo voluto identificarne una per ogni polo e realizzare alcuni strumenti, materiali di comunicazione, tra cui 6 video che trovate sul nostro sito, sui social, vi invito a condividerli su larghissima scala, e poi appunto questa campagna di comunicazione sulle prime realizzazioni dal titolo Tanti risultati, un solo mare, che abbiamo voluto un po' avviare in preparazione all'evento annuale, e questo evento di oggi fa anche parte di questa disseminazione, perché io ora concluderò il mio intervento e avrete modo di sentire la testimonianza di alcuni attori che in qualche modo beneficiano o hanno beneficiato di queste realizzazioni faro, e anche la testimonianza di rappresentanti dei progetti che le hanno realizzate. E quindi in questa sessione qui serve proprio a lasciare il maggior spazio possibile a questi interlocutori e attori del programma. Quindi io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie Giulia. Adesso appunto cominciamo dal primo polo, che si chiama Creazione di reti trasfrontaliere di servizi, per il quale lascio ora la parola a Miriam Lamela del Segretariato Congiunto, ci farà una piccola introduzione sui contenuti del polo e poi passiamo ai testimonials. Prego Miriam. Buongiorno a tutti. Sì, giusto qualche parola per presentare una delle realizzazioni, come abbiamo detto finora, che in qualche modo cerca di rappresentare quello che è il Polo 1, la costruzione delle reti trasfrontaliere, che in questo caso è il progetto Blue Connect.
potremmo in qualche modo dire che si tratta di un polo abbastanza omogeneo, anche se ne fanno parte progetti che appartengono a due assi prioritari diversi, l'uno e il quattro, che come sapete li abbiamo sempre trattati e presentati in maniera un po' speculare, perché l'asse 1 lavora sostanzialmente sulle imprese, mentre l'asse 4 lavora, sta cominciando a lavorare, l'asse 4 è partito solo con il secondo avviso, e invece sui lavoratori e soprattutto sulla mobilità trasfrontaliera dei lavoratori. E potremmo dire in qualche modo che lo slogan di questo polo potrebbe essere unirsi per competere, per essere più forti. La unione di chi e poi unirsi come? Sostanzialmente è l'unione e la rete delle imprese, imprese piccole, i nostri progetti stanno lavorando anche su piccoli produttori, non solo su imprese medie o piccole imprese. Imprese nuove, imprese vecchie, abbiamo anche cooperative, abbiamo anche lavorato con tante cooperative nel nostro primo avviso. L'unione poi dei servizi, quindi abbiamo lavorato su quelli che vanno a rafforzare direttamente le imprese. L'unione dei servizi, di chi fa servizi alle imprese e poi anche l'unione dei consulenti, di tante altre persone che lavorano a servizio delle imprese. Con l'asse 4 abbiamo anche lavorato sull'unione delle aziende in crisi, dei lavoratori, dei disoccupati e appunto sulla mobilità dei lavoratori, e infine abbiamo anche lavorato sull'unione delle idee, perché questo polo 1 lavora anche sull'incubazione delle imprese. Come? Sono state costruite molte mappature, sono state costruite anche molte mappature di fabbisogni sia dei lavoratori che delle imprese, e poi a seguire sono state anche fatte molte modalità di unione tra quello che è la domanda e l'offerta. Ricordatevi che sia l'asse 1 che l'asse 4 del nostro programma lavorano sulle quattro filiere prioritarie trasfrontaliere che sono state definite dal programma stesso, che sono la nautica e la cantieristica, il turismo sostenibile, le biotecnologie blu e verdi e le energie rinnovabili, anche queste blu e verdi. Ora noi vi vogliamo presentare solo un esempio, che è l'osservatorio che è stato creato appunto dal progetto Blue Connect, che ha trattato in particolare i fabbisogni delle imprese che lavorano intorno alle attività portuali. Ora insomma, ce ne parleranno, e poi ci sono anche tanti altri interventi dal pubblico che ci spiegheranno che cosa vuol dire fare rete trasfrontaliera e nel nostro spazio di cooperazione. Quindi io darei la parola direttamente al progetto. Sì, il progetto Blue Connect. Invitiamo Monsieur Bertrand Leguiné della CCI du Var a presentarci le realizzazioni del progetto Blue Connect. Donc bonjour à tous. Je vais prendre vraiment 30 secondes pour rappeler les grands axes du projet Blue Connect, parce que il me semble assez cohérent et remarquable dans sa construction. D'abord, c'est effectivement conduire une enquête auprès des ports pour identifier les besoins en termes d'innovation. Donc une enquête qui a été conduite dans plusieurs territoires transfrontaliers. En parallèle, en déduire un plan d'action conjoint qui présente les priorités d'innovation dans les domaines logistiques, portuaires, croisières, ferries, plaisance et yachting. Et finalement, une fois qu'on a identifié ce besoin, sourcer et identifier et soutenir des entreprises qui offrent justement une réponse à ces problématiques et ces nouveaux besoins identifiés précédemment.
Et c'est dans ce cadre-là que le pôle maire, hein, que je représente aujourd'hui, qui s'excuse de ne pas être là, hein, mais qui est retenu dans une autre manifestation européenne. Donc ben, on a travaillé ensemble avec tous les acteurs de ce projet pour faire du sourcing de compétences. Et donc on a identifié une soixantaine d'experts capables d'apporter une réponse à ces entreprises. Et ces entreprises sont en ce moment même accompagnées, donc on en a une vingtaine sur l'ensemble de notre territoire, par ces experts. Et ce travail collaboratif nous a permis aujourd'hui d'avoir un catalogue d'experts dans tous ces domaines, d'une soixantaine d'entreprises de conseil. Voilà. Donc, par rapport au débat et à toutes les discussions qui ont eu lieu ce matin, croyez-moi, aujourd'hui, les 20 entreprises accompagnées savent à quoi sert l'Europe. Voilà. Merci. Merci, monsieur Le Guinet. Passiamo adesso appunto a uno dei testimonial per quanto riguarda questo polo. Inviterei appunto il dottor Franco Borasi, amministratore delegato dell'impresa Tea. Buongiorno a tutti, sono microfono. Franco Borasi. Allora, la nostra società è una startup innovativa, ligure. Il progetto Blue Connect ha identificato, come si diceva prima, tre aree: il tema della nautica, il tema delle crociere e il tema della logistica, in particolare la logistica dei trasporti. Quest'area qui è l'area sulla quale noi ci siamo concentrati. Spenderò qualche decina di secondi a illustrarvi il tipo di soluzione che abbiamo proposto e su quale stiamo lavorando, e poi vorrei invece argomentare sul fatto che io ritengo particolarmente significativo di indirizzare il tema, perlomeno per i nostri territori, della logistica dei trasporti. Allora, la nostra soluzione, quella che noi stiamo disegnando, riguarda il monitoraggio delle merci pericolose trasportate su strada. Monitoraggio significa la rilevazione del tipo di merce e il controllo del mezzo che transita trasportando queste merci. Questo tipo di soluzione dal punto di vista tecnologico, al di là di qualche approfondimento che noi riteniamo di poter fare come startup innovativa e che potrebbe costituire veramente innovazione, non è particolarmente significativa. L'elemento che noi riteniamo sia significativo, ed è un elemento che viene rafforzato dal fatto di poter partecipare a un progetto transfrontaliero, è il fatto che vorremmo sviluppare, poggiare questo tipo di soluzioni su postazioni mobili, consentendo agli enti, agli operatori di definire di volta in volta sia le dinamiche temporali della rilevazione, sia l'area geografica sul quale viene fatta questa rilevazione, al fine di creare un archivio nel tempo, che viene ovviamente arricchendosi, di mappe origine e destinazione, che consente quindi di valutare, appunto, come rilevavo prima, le caratteristiche dei flussi di trasporto tra le varie regioni, per adottare le necessarie politiche di mobilità e adottare le conseguenti contromisure per mitigare il rischio. Stiamo parlando quindi di una soluzione di logistica dei trasporti che però rileva molto col tema dell'ambiente, della sicurezza in termini di safety e anche di security. Perché questo è una soluzione che noi abbiamo candidato per il progetto Blue Connect e per le reti transfrontaliere di servizi? Ma sostanzialmente perché, da una parte, io credo che l'area su cui noi stiamo lavorando, quindi la parte alta della Toscana, la Liguria e il territorio francese, costituisce un polo fondamentale, strategico per i trasporti, basata su importanti nodi portuali. Stiamo parlando, perlomeno, ho fatto un calcolo un po' al spannometrico, almeno 5 milioni di TEU transati, e un corollario di nodi logistici, di interporti alle loro spalle, che consente, mettendo tutto assieme, di costituire una sfida strategica a livello di Europa. La tecnologia che noi e che altri speriamo possa sviluppare e testare, ovviamente costituisce un fattore ancillare, ma di supporto a rendere più efficiente questo tipo di servizio. Qual è l'elemento importante
per quanto riguarda il tema Blue Connect. Beh, noi sostanzialmente abbiamo selezionato una società di consulenza, Go, qui è presente l'amministratore delegato Gianfranco Ortu, che ha esperienze in progetti e in programmi europei legati proprio al tema della logistica. Quindi noi vorremmo utilizzare questa struttura di accompagnamento come elemento di sostegno per riuscire a trovare anche quattrini, per dirla in maniera anche molto, molto banale. Perché? Perché uno degli elementi fondamentali è la sperimentazione di queste cose, in corpore vili, perché tanta teoria è bella, la tecnologia è bella, però poi alla fine deve funzionare. La seconda cosa, è molto interessante la possibilità di poter sviluppare il discorso di reti trasfrontaliere, cioè di collaborare con partner non solo nazionali, per un motivo molto banale: le merci non hanno confini sostanzialmente. Io non posso approcciarmi a un operatore o a un ente che sovraintende il tema del trasporto dicendogli guarda che questo tipo di soluzione può funzionare in un certo ambito, in un altro ambito, beh, vediamo come funziona. Noi vorremmo in particolare poggiare la soluzione tecnologica sugli aspetti, studiare per la soluzione tecnologica gli aspetti autoritativi, amministrativi e di regolazione, in maniera tale che il trasporto possa essere seamless sostanzialmente. Quindi questo è il tipo di soluzioni che proponiamo, e il beneficio che ci viene da questo tipo di programmi è quindi duplice. Da una parte il fatto di poter identificare le caratteristiche che valgono per la Francia e per l'Italia, vuol dire sostanzialmente a livello europeo, perché poi alla fine la zuppa è quella, e dall'altra parte la possibilità di collaborare con operatori non solo italiani ma internazionali consente di portare perlomeno a livello di sperimentazione la soluzione che può essere adottata appunto anche da altri paesi, non solo l'Italia e la Francia. Ok, grazie. Grazie mille. Vorrei adesso aprire un po', vediamo dal pubblico se c'è qualche domanda, qualche intervento rispetto alla realizzazione appena presentata. Qualcuno che ha delle esperienze simili, che vuole magari qualche altro progetto nell'ambito del polo, che magari vuole aggiungere qualcosa? Sì, prego. Buongiorno, sono Nico Cerri. E rappresento il polo tecnologico lucchese che è tuttora capofila del progetto RETIC, che è un progetto finalizzato alla costruzione di una rete trasfrontaliera di servizi per l'incubazione. Ricollegandomi a quello che sono stati anche gli interventi precedenti, particolarmente interessante anche l'ultimo per l'aspetto di coinvolgimento delle imprese, che è stato un po' il nostro focus, noi abbiamo lavorato con dei partner liguri, sardi e francesi per costruire sostanzialmente una rete di servizi, una metodologia che ci permettesse di definire da un lato una serie di format di eventi che facessero emergere idee innovative, idee di impresa, progettualità, una rete di servizi messi in comune tra i vari partecipanti, però caratterizzati dalla loro ripetibilità nell'ambito della rete e da innovatività, in maniera tale da poter accompagnare poi questi progetti anche in una successiva fase di erogazione di servizi, accompagnati da un sostegno economico, perché come diceva giustamente chi mi ha preceduto, le imprese, soprattutto le start-up, hanno bisogno anche di questo tipo di sostegno, quindi un voucher per poter accompagnare una fase di studio, una fase di approfondimento, una fase di crescita. Con questo, ora per chiudere, perché non voglio rubare tempo, voglio dire due cose: a parte il risultato che soltanto nell'ultimo mese ci ha portato a erogare un voucher a un'azienda che si è poi insediata all'interno del nostro incubatore, un'altra si è già insediata e sta lavorando per poi ottenere l'altro voucher. Abbiamo organizzato 3 hackathon, quindi 3 competizioni di progettualità sui territori, che hanno fatto emergere progetti che poi hanno preso anche strade operative. Però è interessante anche poi mettere, secondo me, in condivisione per esempio alcuni aspetti critici. Io, per quello che mi riguarda, posso dire che per esempio la definizione di un bando di voucher che sostenga alcuni processi di start-up neonate, quindi con scarsissime disponibilità finanziarie,
Per noi è stato molto impegnativo, cioè ci ha costretto, e lo dico in senso positivo, a diverse revisioni del testo proprio per venire sempre più incontro a quello che le imprese, a quello che le start-up ci chiedono. Quindi per noi questo processo è stato fondamentale, la partecipazione a questo tipo di progettualità, perché ci ha permesso di lavorare intanto in una dimensione con una visione più ampia, poter condividere processi, modalità di lavoro, avere una visione quindi anche dello stesso aspetto sotto tante angolature, e ci ha permesso poi di stimolare attraverso queste attività e di accelerare anche il processo di immersione di idee e di percorsi di accompagnamento. Quindi per me è stata un'esperienza sicuramente positiva, che spero poi di poter continuare a sviluppare nelle successive edizioni del programma. Grazie. Grazie mille. Quindi sembra chiaro appunto che la cooperazione, almeno per quanto riguarda la creazione di reti a livello trasfrontaliero, è comunque ancora un aspetto valido e comunque molto fondamentale anche per questo intercambio di idee, di processi e metodologie. Adesso passerei appunto al secondo polo, che si chiama promozione del turismo sostenibile. Lascio adesso la parola a Claudia Guzzon del segretariato tecnico, che ci introdurrà brevemente appunto sui dati chiavi e dati chiave il tema di questo polo. Grazie Claudia. Grazie Ivano. Buongiorno a tutti, io sono Claudia Guzzon del segretariato congiunto e mi occupo appunto di questo polo sul turismo sostenibile. E volevo partire intanto da un dato. L'Organizzazione Mondiale del Turismo ha stimato appunto che nel 2030 il flusso di turisti a livello globale raggiungerà una quota di 1,8 miliardi, un numero abbastanza impattante. E questa industria è in tale espansione, ma allo stesso tempo un limite abbastanza evidente, in quanto è un'industria che rappresenta una delle principali minacce a livello di inquinamento proprio per l'ambiente e per l'emissione di gas a effetto serra. E in questo contesto il nostro programma copre un territorio ricchissimo a livello di patrimonio naturale e culturale, e per questa ragione ha un'importante sfida da portare avanti, e cioè quella di questa gestione dei flussi turistici, che è un tema cruciale per il programma. E l'obiettivo specifico del programma è di portare anche il numero di turisti dell'area entro il 2023 a 20 milioni, per cui è chiaro che con questo scenario il tema della sostenibilità, diciamo, si pone come indispensabile. Il focus principale del polo è appunto quello di promuovere il turismo, un turismo che si concentri anche sulla destagionalizzazione e sulle destinazioni, diciamo, più periferiche dell'area coperta dal programma, e allo stesso tempo di riuscire a garantire un grado di sostenibilità tanto ambientale come sociale e culturale. È stato difficile individuare un unico progetto, un'unica realizzazione che potesse, diciamo, essere rappresentativa di tutta la varietà di azioni che sono state portate avanti dai progetti di questo polo. Qui oggi abbiamo una testimonianza del progetto Smartic, che ci racconterà meglio appunto che cosa è stato fatto. Grazie Claudia. Adesso appunto passeremo all'introduzione da parte del progetto Smartic, per il quale abbiamo la capofila Laura Giuliano, che ci presenterà brevemente le realizzazioni del progetto. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Laura Giuliano, rappresento la cooperativa Itinera, un'impresa di Livorno che opera nel settore dei servizi per la cultura e il turismo, ed è capofila del progetto Smartic. Progetto Smartic presentato
nella programmazione appunto 2014-2020 nell'ambito della, dell'asse 1 misura dedicata alle imprese, in particolare la, la competitività delle imprese e quindi servizi qualificati, per cui il nostro partenariato è composto esclusivamente di imprese private, quindi soggetti che operano nel settore del turismo, della cultura e del sociale, quindi ambito, diciamo, filiera abbastanza ampia e allargata. SMARTIC è l'acronimo di sviluppo di un marchio territoriale di identità culturale, che poi è diciamo, l'oggetto principale del nostro progetto, l'azione, diciamo, focale su cui si è concentrata tutta l'attività. Il progetto è iniziato appunto nel gennaio 2017 e che ha diciamo, seguito una serie di azioni diciamo, finalizzate poi alla realizzazione appunto di uno, cioè l'obiettivo principale, che è quello della certificazione di imprese alle quali attribuire un marchio di sostenibilità culturale e turistica. Per chiaramente la definizione di questo marchio sono state appunto attivate, diciamo, dei percorsi diciamo, che hanno accompagnato in un certo senso le imprese e tuttora appunto sono in atto, cioè la fase di certificazione è tuttora in atto. Diciamo, la prima azione che noi abbiamo sviluppato è stata quella di mappatura, come appunto è già stato detto, mappatura in particolare legata all'indagine diciamo, sulle cinque regioni, sui territori delle cinque regioni, per individuare 11 aree pilota ed in particolare definire quelle che poi sarebbero state le imprese, chiamiamole virtuose, che avremmo potuto poi certificare. E le imprese appunto che si sono poi candidate attraverso il bando di selezione che abbiamo lanciato nel gennaio tra dicembre 2017 e gennaio 2018, si sono appunto candidate 130 imprese per ottenere questo marchio di qualità sostenibile. Un marchio che è stato elaborato in questa, trasversalmente in questa, diciamo, nelle fasi, cioè durante il ciclo appunto di progetto. Il marchio è stato definito con un naming che significa appunto quality made, con uno slogan in particolare che è la nostra identità è la tua esperienza, quindi rivolto non solo alle imprese, quindi un vero e proprio brand all'interno del quale le imprese si riconoscono e si identificano, ma è un logo, diciamo, che riconduce anche al tema del viaggio, al viaggio consapevole, quindi al viaggiatore che fa della sostenibilità il motivo e il significato appunto del suo viaggio. Le imprese che attualmente sono in fase di certificazione appunto sono 78, quindi abbiamo allargato la platea proprio per questa grande richiesta che c'è stata. Noi abbiamo avuto 130, come dicevo, candidature e sono dislocate appunto nelle cinque regioni. Attualmente si è conclusa la fase di supporto diciamo, e accompagnamento alla fase di certificazione, quindi servizi qualificati, per cui i consulenti che poi provengono, sono esperti che provengono prevalentemente dal mondo diciamo, del settore appunto qualità, settore appunto sviluppo dell'impresa, non hanno fatto altro che individuare quelle che sono le caratteristiche, le qualità delle imprese e cercare di avvicinarle il più possibile a quelli che sono i criteri del logo, ma anche del progetto, quindi criteri di sostenibilità, che sono prevalentemente tre e sono stati i criteri e i valori su cui noi ci siamo attestati per selezionare le imprese e poi portarle alla fase di certificazione, quindi la sostenibilità ambientale, la sostenibilità culturale e la sostenibilità sociale, dove per sostenibilità ambientale chiaramente è il territorio al centro e quindi impresa virtuosa è colei che è attenta nell'ambito dello sviluppo del territorio e quindi del turismo a quelle che sono i risparmi energetici, la valorizzazione di una mobilità lenta, la creazione appunto di reti per lo sviluppo appunto di magari produzioni a chilometro zero. Poi
sostenibilità culturale, chiaramente un'attenzione particolare al patrimonio del territorio, quindi patrimonio materiale ma anche patrimonio immateriale, quindi chi riesce a valorizzare l'identità e la cultura della del proprio luogo e riesce a raccontarlo come esperienza. Infine, identità sociale è l'impresa che mette al centro la persona che non è solo diciamo l'operatore e il dipendente che fa parte del processo di sviluppo dell'impresa, ma anche il cliente, quindi il viaggiatore, il turista, al quale chiaramente devono essere poste delle attenzioni, quindi devono essere anticipati dei bisogni e quelli che sono appunto le necessità. Quindi il progetto appunto si avvia alla sua conclusione, la fase finale è proprio la certificazione, l'audit appunto conclusivo che verrà portato avanti da un'impresa partner che è diciamo un'impresa di certificazione, controllo appunto qualità, che porterà a conclusione appunto il nostro percorso, che si chiuderà con due output importanti. Uno è una guida ad uso delle imprese, ma anche ad uso del viaggiatore consapevole, quindi il viaggiatore sostenibile, e l'altra è il nostro portale, dove potranno relazionarsi e anche scambiarsi queste nuove buone pratiche le stesse imprese di progetto. Grazie. Grazie mille. Dottoressa Giuliano. Passiamo adesso, inviterei appunto il testimonial per quanto riguarda la realizzazione del progetto Smartic, il dottor Daniele Passero. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Daniele Passero, responsabile marketing del Parco Hotel Marinetta di Marina di Bibbona. Il Parco Hotel Marinetta è un resort 4 stelle sulla spiaggia di Marina di Bibbona e non sto a raccontarvi qui cos'è la struttura, potete trovare tutte le informazioni anche sul nostro sito. Comunque è immerso in un parco naturale di 3 ettari, sono 149 camere con spiaggia privata, piscina e spa. L'azienda ha intrapreso un percorso di crescita negli ultimi 5 anni con l'obiettivo di fare un upgrade da hotel a resort internazionale e ha raggiunto ottimi risultati in termini di performance e anche di brand reputation. E i focus fondamentali di questo percorso sono stati quindi la sostenibilità ambientale con l'adesione al percorso che ha portato alla certificazione ISO 14001 e la creazione del marchio WeSave, declinato in WeSave Paper, WeSave Energy e WeSave Inc. Per appunto il risparmio di risorse, l'ottimizzazione del workflow e del sistema di gestione. In questo senso sono stati apportati miglioramenti a tutto il sistema procedurale e di formazione dello staff, sono state anche ridefinite alcune aree aziendali, nello specifico l'area marketing è stata completamente ristrutturata ed è stata revisionata tutta la nostra web exposure e anche ridefiniti alcuni obiettivi nel medio e nel lungo periodo. Nell'ottica di ottimizzare il workflow abbiamo anche aggiornato tutti i nostri sistemi informatici, quindi dal PMS al Channel Manager al RMS, CRM e quant'altro. Un altro focus su cui si è incentrata la crescita è stato anche il miglioramento dell'ambiente di lavoro. Quindi, coerentemente con questo percorso virtuoso, abbiamo trovato indispensabile appunto aderire anche noi al progetto Smartic ed ottenere la certificazione Quality Made. Il percorso di formazione e di certificazione lo stiamo affrontando con delle persone che condividono con noi appunto i valori di sostenibilità culturale, quindi promuovendo la nostra destinazione, la cultura del nostro territorio e privilegiando fornitori locali che sono in linea con i nostri valori. La sostenibilità ambientale, come dicevo prima, anche in relazione alla norma ISO 14001, quindi nella riduzione del consumo di risorse, e la sostenibilità sociale, quindi nel rispetto dei nostri dipendenti e collaboratori, in una effettiva parità di trattamento fra uomini e donne e valorizzando il potenziale di ogni singola persona.
E ormai il percorso è arrivato quasi alla fine, siamo quasi pronti per la certificazione, e diciamo che tutto questo inventario delle nostre competenze, delle nostre procedure, dei nostri asset, dei nostri unique selling point, ha fatto sì che fosse ancora più chiara la strada giusta verso la crescita e il raggiungimento dei nostri obiettivi. Grazie. Grazie. Grazie mille, dottor Passero. Aprirei a questo punto al pubblico se c'è qualche domanda relativa a questo polo o ai testimonial, sia alla capofila che al testimonial. No. Bene, allora io, se non ci sono domande, comunque immagino che avremo tempo poi anche dopo per ulteriori chiarimenti, qualora fossero necessari. Passerei al polo 3, relativo ai rischi climatici. Pertanto, appunto, lascio la parola al segretariato congiunta Paola Rossi, che ci introdurrà brevemente, appunto, sullo stesso format, il polo, e poi passeremo alla presentazione di un progetto relativo allo stesso. Grazie Paola. Ma la slide non c'è? Allora, buongiorno a tutti, quindi siamo giunti al polo 3, che è quello relativo ai rischi legati ai cambiamenti climatici. Ora, l'area su cui agisce il programma è un'area molto vulnerabile dal punto di vista dei rischi collegati ai cambiamenti climatici. Tutti voi che siete ovviamente cittadini di delle varie regioni che affacciano su questa area centro-nord del Mediterraneo, sapete bene quali sono tutti i problemi collegati all'erosione costiera, alle alluvioni e agli incendi che hanno ovviamente avuto si sono anche poi realizzati anche recentemente, che hanno avuto creato dei problemi grossi a questi territori. Ora, i progetti che sono stati poi collegati a questo polo devono trovare delle soluzioni diciamo congiunte per affrontare questi fenomeni, anche perché questi fenomeni hanno anche una caratteristica arrivano praticamente all'improvviso e quindi possono completamente devastare il territorio. Le realizzazioni che si possono individuare nei progetti realizzati nell'ambito di questo polo sono fondamentalmente quelle relative a un miglioramento dell'allerta precoce al rischio inondazioni, quindi come riuscire a far fronte, e un miglioramento della risposta delle istituzioni, in particolare dei comuni, relativamente a questi rischi. Cosa è stato fatto come realizzazioni? Principalmente una serie di piani comuni, un collegamento molto forte tra i vari territori per poter reagire immediatamente a degli eventi molto molto pericolosi per il territorio. I progetti finanziati su questo polo sono 4, uno sulla erosione costiera e 3 sul rischio delle alluvioni. E appunto, come dicevo prima, poiché diciamo le realizzazioni in questo polo sono soprattutto il miglioramento dell'allerta precoce, quindi sono stati individuati per esempio per il progetto ADAPT una serie di piani locali per la gestione del rischio, oppure dei piani partecipativi sempre alla gestione dell'emergenza legata alle alluvioni, e altre diciamo sempre appunto modelli, piani eccetera eccetera, come per esempio il modello semplificato per il rischio idraulico residuo di Trigo, e delle infrastrutture verdi, per esempio rinaturalizzazione del sito delle vecchie saline di IRES per il progetto Marego. Quindi questo diciamo in grandi linee quella che è la, la,
la tematica e le realizzazioni nell'ambito di questo polo, e darei ora la parola al progetto Proterina 3, che dovrebbe testimoniare le sue realizzazioni nell'ambito di questo polo. Grazie. Grazie Paola. Passerei adesso la parola a Marina Morando, che è la capofila del progetto, e alla dottoressa Marina Morando e poi alla dottoressa Silvia Galen della Cité de Nice, della Ville de Nice, che ci introdurranno al progetto Proterina 3 Evolution. Grazie. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Marina Morando e sono la responsabile del progetto Proterina 3 Evolution. Lavoro per Fondazione Cima, che è un ente di ricerca che si occupa da anni del tema della gestione dei rischi naturali, in particolare di alluvioni e incendi boschivi. Io di mestiere non faccio la responsabile di Proterina, cioè mi occupa il 90% del mio tempo, però mi resta ancora un 10% di occuparmi delle attività di ricerca. Io in particolare mi occupo del tema della pianificazione di protezione civile e di come rendere efficace questa pianificazione di protezione civile. All'interno di Proterina abbiamo ovviamente cercato di mettere tutte le tematiche che riguardano diciamo, la mitigazione del rischio alluvione che affrontano i diversi partner. Silvia Galen, che poi mi seguirà, vi parlerà di un'applicazione che, come diceva prima la dottoressa Rossi, è diciamo, necessaria per dare degli allerta precoci o comunque per avvisare precocemente le persone di un evento che è previsto o che è quasi imminente. Io però volevo parlarvi del tema appunto della pianificazione partecipata. Uno dei testimonial della campagna che è stata realizzata dal programma è Alberto Ferrando, che è il sindaco di Quigliano, che doveva essere oggi qua al posto mio, che vi saluta, appunto non è potuto esserci, ma volevo parlare del perché della sua presenza come testimonial, perché sostanzialmente Alberto Ferrando ha intrapreso con noi un percorso che parte dalla precedente programmazione e che nasce da quelle che sono le esigenze del nostro territorio. Un territorio che è quello diciamo, della cooperazione transfrontaliera, ma non solo, possiamo diciamo, accomunare le nostre caratteristiche, molta parte del territorio europeo, che era caratterizzato da questi diciamo, eventi improvvisi e intensi che colpiscono i nostri territori. Negli ultimi giorni, settimane, mesi abbiamo assistito a un numero incredibile di vittime. Se prendiamo solamente uscendo dal territorio della cooperazione, due regioni come Sicilia e Calabria, che pur stanno lavorando moltissimo sul tema della riduzione dei rischi, abbiamo avuto 25 vittime in situazione di allerta, cioè 25 persone che sono morte, 12 del quale in una situazione di allerta rossa, che non solo vuol dire tanta pioggia, ma vuol dire il massimo dell'attivazione del sistema di protezione civile. Però cosa continuiamo a sentire dire? Continuiamo a sentire sindaci che non sapevano, tecnici che non sapevano, guide turistiche che non sapevano di non dover portare i cittadini nelle gole di Raganello, cittadini che non sapevano di vivere in queste zone inondabili. Quindi tutto il lavoro di previsione che stiamo facendo, qui vedo anche Bernardo Gozzini dell'AMA, per arrivare a dare una previsione sempre più dettagliata, sempre più precoce, è inutile se noi non lavoriamo per colmare questo che è il gap tra la previsione corretta e il cittadino. Per fare questo, con il sindaco di Quigliano è diventato diciamo, il comune pilota all'indomani di quello che furono gli eventi che colpirono il territorio della cooperazione, le decine di morti del 2011 della Liguria e della Toscana. E iniziamo con lui un percorso di riscrittura del piano di protezione civile, non un piano perfetto fatto dai tecnici, ma un piano condiviso con la popolazione, conosciuto, noto, in cui cittadini, tecnici e amministratori capissero il rischio, riscrivessero diciamo, quelle che erano le regole che si erano date per la gestione del rischio e diventassero una comunità resiliente.
tra i successi che ci sono stati nella precedente programmazione, ma che ci siamo riportati in realtà questo, c'è il fatto che questo lavoro di Quigliano, come altre, ma questo in particolare, ha portato addirittura all'introduzione del tema della pianificazione di protezione civile partecipata all'interno di una legge primaria dello Stato, e quindi nel codice di protezione civile che è uscito a gennaio 2008 c'è proprio scritto che i piani devono essere partecipati con la popolazione. Quello che fu un'intuizione del progetto della precedente programmazione, in questa programmazione per noi sta diventando un modello, lo stiamo applicando su altre realtà territoriali. Abbiamo organizzato recentemente a Pisa un incontro anche col Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per scrivere quelle che poi saranno le direttive attuative, ma anche coinvolgendo la parte francese per capire quali sono le sinergie, perché il tema della partecipazione in fondo nasce in Francia con la legge sul dibattito pubblico associato alla pianificazione ambientale, e devo dire che dal lato francese è stato grossissimo soprattutto il riscontro che abbiamo avuto con le città. Qui ci sono sia la città di Nizza che la città di Ajaccio, che poi Nizza vi parlerà della propria esperienza. Con loro, diciamo, il tema del giusto coinvolgimento della cittadinanza, del far comprendere qual è il rischio, è uno dei temi principali con cui stiamo trovando riscontro, e con il quale nella seconda parte, negli ultimi 18 mesi di progetto, lavoreremo per andare a definire dei piani di azioni congiunti che, abbiamo un po' l'ambizione, possano essere poi la roadmap, la guida per le politiche future delle nostre regioni sul tema della gestione del rischio. Mi preme solo fare una piccola, diciamo, chiosa anche dal mio punto di vista sul tema della cooperazione europea e sul tema dei cambiamenti climatici. Dicendo questo, il tema della mitigazione dei cambiamenti climatici sarà una delle sfide prioritarie a livello globale dei prossimi anni, dal punto di vista non solo meramente ambientale, ma sicuramente economico, sociale e politico. È inevitabile che le politiche di riduzione, di mitigazione, di adattamento del clima abbiano assolutamente una connotazione europea, non possiamo pensare di ragionare in maniera singola per affrontare queste sfide, ma è altrettanto importante poi che ci siano delle applicazioni di adattamento a livello estremamente locale, e qui vedo ANCI Toscana. Il progetto ADAP si inserisce prevalentemente in questa tematica, mettendo insieme questa governance multilivello che deve essere necessariamente sia estremamente locale che a livello più ampio, quindi assolutamente europea. E l'ultima cosa, stiamo cercando di trovare in questi periodi, anche a seguito di tutto quello che è accaduto nelle scorse settimane, una sinergia col progetto MareGo, e quindi anche con loro speriamo di lavorare nei prossimi mesi per mettere insieme la parte di alluvione che arriva dal mare con quella che arriva da monte. E niente, volevo ringraziare in realtà la programmazione Interreg e il Marittimo per il lavoro che ci ha permesso di fare in questi anni. Grazie mille. Dottoressa Morando, passerei adesso la parola a Madame Sylvia Galen della Ville de Nice. Buongiorno a tutti, bonjour à tous. Donc notre témoignage aujourd'hui consiste à porter un petit peu à votre connaissance les actions qui ont été conduites dans le cadre du projet Proterina 3 Evolution sur le territoire de la Ville de Nice. Deux objectifs principaux grâce à ce projet Proterina ont pu, je dirais, être atteints, enfin, sont en cours d'être atteints, puisque notre action porte sur deux axes principaux. Le développement, la conception et le développement d'une plateforme de supervision du risque inondation sur le cours du fleuve Magnan. Cette plateforme comporte une dimension d'innovation tout à fait importante, puisque nous couplons, je dirais, sur cette plateforme, le croisement de différentes données. D'abord de caméras intelligentes qui sont disposées sur trois endroits stratégiques de surveillance du lit du fleuve Magnan, qui ont pour objet à la fois d'avoir une détection alerte des objets flottants éventuels, de la surface en eau également, je dirais, du lit du fleuve, et de niveaux d'alerte, je dirais, performants, qui soient fiables aussi, ça c'est la dimension la plus importante, tout au long de ce cours d'eau.
En effet, le fleuve Magnan est un fleuve qui, évidemment, est perpendiculaire à la mer. Il est dans un vallon, je dirais, de petite dimension. Néanmoins, il recouvre à peu près 20 km carrés, mais il concerne, grâce à l'urbanisation croissante, à peu près 15 000 habitants, 280 entreprises et, évidemment, quelques milliers de salariés, sans compter les touristes qui peuvent éventuellement circuler sur cet axe. Sachant qu'il y a une seule et unique route qui longe le fleuve dans les deux sens et qu'évidemment, en cas de crue, il y a une coupure des axes de communication. Donc l'intérêt et les enjeux sont assez évidents sur ce petit bassin qui comporte une cinétique rapide et c'est justement la dimension qui est la difficulté, je dirais, à franchir. C'est le défi à relever. Donc il s'agit aujourd'hui pour nos décideurs de disposer d'une alerte précoce, ce qui consiste à avoir des informations, je dirais, probantes, au moins une heure avant impact de la lame d'eau sur le secteur. Évidemment, cette lame d'eau est progressive, hein, de l'amont, je dirais, vers l'aval, d'où l'objet des trois points stratégiques de surveillance. Le deuxième volet de cette action est un axe communicationnel et il cible la culture du risque. À travers ce projet, nous atteignons donc deux objectifs principaux et deux objectifs émergents. Les deux objectifs principaux, c'est justement la gestion de crise, l'alerte précoce. À travers la plateforme, nous l'avons vu, et il est absolument indispensable de croiser de façon fiable l'ensemble de ces données sur une seule et même plateforme. Évidemment, en cas de gestion de crise, de crue, nous avons, dans le cadre et le contexte de cette urgence, nécessité du croisement rapide de toutes ces informations de façon extrêmement fiable. Donc, il est évident que tous ces niveaux, je dirais, de remontée d'intervention doivent être absolument synchronisés. L'objectif de cette plateforme est de fiabiliser cette synchronisation, de permettre une interprétation globale, complète, mais à la fois détaillée sur des points géolocalisés précis, et c'est l'objet du développement de cette plateforme. En effet, l'alerte, je dirais, aujourd'hui, comporte, je dirais, des aléas hein, au sein de l'alerte elle-même, qu'il y ait que les alertes, je dirais, qui sont conventionnées avec l'État et via un opérateur qui s'appelle également Météo France, hein, dans notre cas, comporte une certaine notion et dimension d'incertitude. Donc l'incertitude, je dirais, quant au niveau d'alerte, parce qu'évidemment, ce n'est qu'au dernier moment que nous avons une géolocalisation extrêmement précise à l'échelle micro-locale, je dirais, de où va intervenir précisément le seuil, enfin le niveau d'intempérie le plus important au niveau micro-local sur le département. Nous avons donc évidemment une gestion de l'alerte qui est, je dirais, une montée progressive des niveaux d'alerte jaune, orange et rouge. Or, la gestion récente des événements intenses hein, que nous avons pu connaître au niveau local nous montre qu'il y a un certain niveau de confusion par la population de ces niveaux d'alerte. Visiblement, il semblerait que la population ne comprenne surtout que les niveaux d'alerte rouges. Or, nous avons cette montée progressive et nous avons donc à la fois un effort pour nous-mêmes à comprendre plus finement, je dirais, où se situe la frontière, vous voyez ce que je veux dire, entre le jaune, l'orange et le rouge, en termes de temporalité et en termes de zonage. D'où l'intérêt de la plateforme qui nous permet, via un radar à l'échelle, vraiment, je dirais, calculé à l'échelle du bassin versant, d'avoir ces données micro-localisées de façon extrêmement précise. Ça, c'est le progrès, c'est l'innovation, qui est notamment, je dirais aussi, une innovation qui est dimensionnée à l'échelle des caméras intelligentes dans lesquelles des algorithmes sont intégrés. Donc, en termes d'objectifs d'amélioration très importants, nous voyons également se profiler, à travers le fait que nous affinons maintenant la gestion de l'alerte, la gestion de l'incertitude. Ça apparaît, comme l'a évoqué Marina Morando, évidemment, un des axes pour le futur qui est primordial. Parce que avancer sur cette gestion de l'incertitude, il semble que cela nécessite également, je dirais, d'admettre qu'il y a de l'incertitude et d'affiner cette incertitude, d'affiner la communication auprès des populations de cette incertitude et ainsi de mieux calibrer la culture du risque.
car la culture du risque et les comportements vont être aussi en fonction de la représentativité de ces niveaux d'alerte dans l'esprit des populations. Donc c'est un axe, je dirais, d'amélioration future qu'il apparaîtra très très important pour nous de développer, de façon parallèle aussi à l'amélioration, je dirais, numéro 2 pour nous, qui est celle de la culture concernant les risques dans le contexte du changement climatique. Il semble également que cette représentation, je dirais, dans l'esprit des populations, ne soit pas tout à fait précise. Les études récentes montrées notamment à travers les récentes manifestations du 13 octobre au plan national. Je crois que c'est l'Université de la Sorbonne qui vient de réaliser une étude sur quels étaient d'abord ce taux de participation des populations à la manifestation, spontanée, hein, des citoyens, mais aussi quels étaient les segments, je dirais, de populations présents sur le terrain dans ces manifestations. Or, on voit que le taux de ces segments de population les plus présents étaient des populations de jeunes qui étaient instruits et qui avaient donc une meilleure conscience, je dirais, des risques liés, de l'aggravation des risques liés au changement climatique. Ça nous donne la perspective, je dirais, de l'amélioration que nous avons, nous, gestionnaires, en charge des risques, à parcourir pour atteindre un vrai, je dirais, taux d'efficience dans la communication et la participation des populations. Je pense que voilà, nous apprenons en marchant. Le projet Proterina vraiment est très riche d'enseignements pour nous de par le partage qu'il permet au niveau horizontal entre les réseaux d'experts, je dirais, en charge de façon concrète des risques au plan local, mais aussi des institutionnels décideurs, évidemment, qui nous accompagnent et qui, je dirais, supervisent tout ce travail. Donc c'est d'un enrichissement extrême et qui nous ouvre des perspectives sur l'avenir qui sont tout à fait évidentes et que nous espérons vivement pouvoir continuer dans ce contexte. Merci à tous. Et donc maintenant on passerait au pôle 4, durabilité des ports et sûreté dans la mer. Pourtant je laisse maintenant Julia nous introduire un peu le pôle, les données clés. Et des thèmes sur les... par contre, oui, j'ai oublié s'il y avait quelques questions aussi. Bah... Ouais, désolé. Prego. Buongiorno, sono Elena Conti di ANCI Toscana e raccolgo volentieri l'assist, il progetto ADAPT, raccolgo volentieri l'assist che ci ha fatto Marina Morando di Cima. Vorrei dire due cose su ADAPT, partendo però da il plauso prima di tutto al programma transfrontaliero marittimo e in generale alla cooperazione transfrontaliera marittima, che ha la capacità di approvare nell'ambito dei vari assi e delle varie priorità progetti che possono realizzare fra di loro delle importanti complementarietà. Quindi Proterina e ADAPT sono due progetti che sono nati in modo complementari e la loro approvazione nello stesso momento ha realizzato nell'area transfrontaliera marittima uno delle più importanti proprio azioni in tema di resilienza dei territori al cambiamento climatico. Da una parte Proterina, l'ha detto Marina, realizza un intervento sull'allertamento precoce, sulla pianificazione in protezione civile. Dall'altra parte ADAPT invece interviene per limitare gli impatti degli eventi meteorologici intensi. Noi lavoriamo soprattutto sulle famose bombe d'acqua, impatti che sono legati alla vulnerabilità nelle nostre città e anche alle attività che in queste città ovviamente si realizzano. Le nostre città, noi mutuiamo il concetto di adattamento, quello che conosciamo tutti in natura, quello che studiamo fin dalle elementari. Hanno necessità le città di una mutazione genetica che gli consenta di sviluppare proprio delle caratteristiche di resilienza, di resistenza al cambiamento climatico. Questo fa ADAPT, lavorando appunto sul tema dell'adattamento. Le realizzazioni concrete.
ADAPT sta lavorando per realizzare nell'area il piano d'adattamento al cambiamento climatico transfrontaliero. È un importantissimo risultato se voi andate a considerare che in questo momento a livello nazionale il piano nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico italiano non è ancora stato approvato. Noi stiamo realizzando su questa pianificazione insieme al CMCC, che è l'organizzazione di ricerca che proprio sta realizzando anche il piano nazionale italiano. Quindi stiamo fornendo a livello nazionale, sia sul lato italiano che sul lato francese, un importante terreno di sperimentazione di quelli che sono poi i principi che all'interno di questi piani per l'adattamento si stanno ovviamente scrivendo e si stanno poi cercando ovviamente di diffondere sui territori. Quindi avremo a valle di questo piano per l'adattamento transfrontaliero, sperimentiamo in tante città della nostra area invece il piano di adattamento locale, che diventa quell'elemento di cui in questi giorni tanto si va parlando, proprio per provare a prevenire quelle tragedie che abbiamo sotto gli occhi di tutti e su cui ovviamente non voglio ritornare. Quindi, da una parte il piano per l'adattamento a livello transfrontaliero, i piani di adattamento nelle città, e andiamo a sperimentare molto concretamente, mi dispiace vi avrei fatto volentieri vedere le foto, delle infrastrutture per l'adattamento. Realizziamo ben 7 infrastrutture drenanti nelle città, città che vanno da Livorno, la cito perché ovviamente fra le più colpite, ma abbiamo Oristano, abbiamo Alghero, abbiamo Sassari, abbiamo Vado Ligure, Savona, La Spezia, realizzando proprio infrastrutture che consentiranno un miglior deflusso delle acque meteoriche. Realizzeremo modelli, e queste, alcune di queste infrastrutture sono già concluse, quindi sono già visionabili, e molte altre sono in fase appunto di lavorazione. Poi andremo a realizzare 3 modelli di gestione di infrastrutture verdi, intervenendo nelle aree periurbane, nella foresta dell'Erestrel, nel Var, nel comune di Carrara e poi nell'agglomerazione di Bastia. Anche queste sono importanti realizzazioni fisiche di ingegneria verde, che consentirà anche lì di migliorare il deflusso delle acque. E 2 importanti sistemi di monitoraggio per controllare e monitorare i livelli delle acque nelle fognature e nei sottopassi, che anche queste, come voi sapete, sono questioni estremamente importanti che hanno creato poi danni maggiori anche nelle ultime recenti alluvioni. Quindi si tratta di realizzazioni estremamente concrete che, messe insieme a quelle di Proterina e ad altri progetti che stanno lavorando su questa priorità, doteranno l'area di alcune innovative infrastrutture che credo possano essere anche innovative sotto il profilo proprio europeo e possano, come dire, porci come area pilota da questo punto di vista in tutto il territorio. Grazie. Grazie mille. Appunto, è importante un po' vedere come le sinergie anche fra progetti, in questo caso a livello di polo, permettono una maggiore specializzazione e resilienza o comunque risposta dei territori alle sfide del cambio climatico e l'adattamento. Passiamo adesso allora, se non ci sono altre domande, mi sembra di capire di no, al polo 4 sulla sostenibilità dei porti e sicurezza in mare. Giulia ci farà una piccola introduzione sullo stesso modello finora adottato. Grazie Giulia. Grazie Ivano. Sì, il Polo 4 è un po' il tema forse più marittimo che abbiamo, tra i più marittimi. Abbiamo alcune sfide che conosciamo nella nostra area di cooperazione, c'è un importante traffico in mare, il che comporta spesso un rischio più elevato di incidenti, ma anche di emissioni inquinanti. Abbiamo un alto numero di porti nell'area e fenomeni anche legati ai cambiamenti climatici sull'erosione costiera, che fanno sì che ci sia anche un fenomeno di insabbiamento dei porti e poi soprattutto una disponibilità limitata di dati ancora, nonostante il lavoro che stiamo facendo e che vi faremo vedere dopo, di dati sul mare per poter osservare il mare e quindi prevenire e gestire incidenti o fenomeni appunto che poi hanno un impatto negativo sull'ambiente marino.
Quindi ci sono una serie di sfide comuni che potremmo individuare per questo polo. Da un lato rendere i porti più sostenibili, più puliti, dall'altro migliorare il modo in cui osserviamo il mare e il monitoraggio del mare per rendere la navigazione più sicura, ma anche per proteggere l'ambiente marino. E anche e soprattutto promuovere l'uso di carburanti meno inquinanti per i trasporti marittimi. Queste sono alcune delle sfide, non certo, certo non sono tutte, ma alcune delle sfide comuni tra Francia e Italia, perché di nuovo queste sfide non si fermano alla frontiera, vanno al di là e va trovato un modo per gestirle in maniera congiunta. Come programma per ora finanziamo 22 progetti su questo polo, su temi molto diversi, per ora uno sulla sicurezza in mare, 8 sulla qualità delle acque portuali, un cluster di 4 progetti sull'uso del GNL, il gas naturale liquefatto, che è un carburante più pulito, meno inquinante nel trasporto marittimo, 6 sull'inquinamento, sulla riduzione dell'inquinamento acustico nei porti e 3 sulla lotta all'insabbiamento dei porti. Alcuni esempi di realizzazioni, andrò molto veloce perché oggi ne porteremo a vostra conoscenza uno in particolare con i testimoni, ma davvero stiamo facendo molto lavoro su questo quarto polo. Ad esempio con il progetto Gramas sta creando un sistema di previsione, monitoraggio e gestione dei rischi legati all'insabbiamento dei fondali nei porti. I progetti Sedriport, Sediterra stanno lavorando a delle linee guida per la gestione dei sedimenti e abbiamo visto che comunque è un tema molto delicato, perché gestire i dragaggi portuali, i dragaggi portuali hanno un impatto importante sull'ecosistema dei porti, quindi si sta lavorando per delle linee guida per gestire anche questo lavoro. E poi con il progetto Sicomar Plus, ma anche il progetto Impact, si sta lavorando a migliorare la copertura delle reti di monitoraggio del mare, e su questo ne parleremo nella seconda parte. Altri esempi sono per esempio tutto il lavoro sulla prevenzione e gestione del rischio legato all'inquinamento da reflui nei porti, o il monitoraggio e il campionamento di acque e sedimenti in ambito portuale. E poi, last but not least, come anche abbiamo citato prima, il cluster di progetti sul GNL, che sta veramente facendo un lavoro innovativo e in linea con la direzione che stiamo prendendo in Europa, ovvero di predisporre i paletti per permettere un approvvigionamento e uno stoccaggio del GNL per il trasporto marittimo. Quindi qui cito la direttiva europea sullo zolfo, se non sbaglio, che prevede l'uso di carburanti meno inquinanti in tutta l'area del Mediterraneo, quindi questi progetti vanno proprio in questa direzione e noi siamo particolarmente fieri di questi progetti proprio per questo motivo qua. Quindi io mi fermo, ridò la parola a Ivano per poi darla ai nostri testimoni. Grazie. Grazie Giulia. Pertanto io chiamerei adesso come a presentare la rete di osservazione meteo marina finanziata con i progetti Sicomar, Sicomar Plus e Impact. Appunto a parlare un po' dell'importanza della raccolta dei dati per la sicurezza marittima e la salvaguardia dell'ambiente marino, il dottor Carlo Brandini del Consorzio Lamma. Grazie. Grazie alla società di gestione per l'attenzione che ci ha riservato in questi anni nella realizzazione di investimenti importanti. Ora, questa capacità di osservazione che abbiamo oggi sulle acque dell'area transfrontaliera è veramente un'iniziativa che ha riguardato l'area, in senso l'area completa dell'arco marittimo trasfrontaliero. Era il 2012 e ci trovavamo con il presidente Rossi all'Isola del Giglio per il Comitato Regionale delle Province Marittime. E c'era ancora la Costa Concordia sdraiata sull'isola
e ci prendemmo l'impegno di realizzare concretamente una rete di osservazione che, di cui si sentiva una particolare necessità, anche perché non c'era solo la Costa Concordia, c'era stato poche settimane prima, devo dire, l'incidente dell'Eurocargo Venezia, e purtroppo non è l'ultimo della serie purtroppo risale a un mese fa, cioè la collisione fra le due navi a nord di Capo Corso dell'Ulisse col portacontainer Virginia. E quindi oggi possiamo dire che concretamente esiste una rete radar transfrontaliera, in parte già realizzata, in parte in costruzione, con i risultati concreti che realizziamo con progetti, a partire dalla vecchia programmazione con MOMAR e SICOMAR, a proseguire con la nuova, quindi con IMPACT, con SICOMAR Plus, con altre iniziative che si spera presto verranno finanziate. E quindi c'è uno sforzo tecnologico importante di osservazione. Va anche detto che l'osservazione, questa capacità di osservazione nuova è nulla senza, come diceva un motto pubblicitario, la potenza è nulla senza il controllo. Dobbiamo migliorare i servizi che noi produciamo a partire da questa nuova capacità di guardare, diciamo, lo spazio marittimo. Oggi abbiamo una copertura potenziale di questi radar che veramente è la più grande, la più estesa d'Europa, sicuramente nel Mediterraneo abbiamo realizzato questo, e questa realizzazione è avvenuta tutta con i fondi di questo programma. Cioè questo va riconosciuto, perché anche laddove c'erano delle cose che non erano, magari erano preesistenti, in realtà il fatto di aver iniziato, di aver buttato dei semi qui, ha poi costruito, ha attratto tutta una serie di nuove iniziative e di investimenti su quest'area. E quindi questo veramente è qualcosa di importante. A livello di servizi, la Capitaneria di Porto, con cui abbiamo un rapporto già consolidato da anni, ci chiede di fornire loro un supporto quando si verificano delle situazioni di emergenza e meno di emergenza. E quindi noi siamo molto contenti. La mattina dell'8 ottobre siamo stati chiamati per fornire questo tipo di attività che riguardava una previsione meteo marina, la previsione, come è stato uno sversamento importante, la previsione di sversamento. Noi la sera, grazie a questa capacità acquisita in questi anni, siamo usciti fuori con un bollettino, gli abbiamo provveduto un bollettino in cui c'era già la parte relativa alla nostra previsione meteo marina, le mappe radar che in parte coprivano l'area, anche se erano molto ai limiti, ma coprivano già l'area in cui è avvenuto l'incidente, la previsione di evoluzione di questa chiazza, che già ci indicavano fin dalle prime ore, perché era una situazione abbastanza chiara, che questa cosa avrebbe colpito poi le coste della Francia più che le nostre, anche se in questo caso siamo veramente transfrontalieri, perché in altre situazioni ugualmente probabili questo sversamento avrebbe potuto investire le acque dell'arcipelago toscano anziché la Liguria, anziché la Corsica. Quindi siamo veramente affetti da un problema di grande rilievo. Nello stesso tempo, diciamo, noi abbiamo ricevuto poi una lettera ufficiale da parte dell'ammiraglio della Direzione Marittima di Livorno. Ora, il nostro direttore dell'AMMA, Bernardo Gozzini, che diciamo, spesso riceve dei complimenti per l'attività che svolgiamo, diciamo, i complimenti sono belli, qualche volta sono anche critiche, fanno piacere, però diciamo, noi siamo anche consapevoli che non tutto è perfetto, cioè anche la nostra capacità di previsione purtroppo è limitata e dobbiamo migliorarla, cioè dobbiamo migliorare i prodotti per la sicurezza in mare, principalmente prodotti per il monitoraggio marino, perché anche l'altro motto che ci siamo dati è stato quello di conciliare la sicurezza con la salvaguardia dell'ambiente, perché sono due esigenze che viaggiano su piani che non sono paralleli ma si incontrano. E però diciamo, c'è anche un altro aspetto, visto che poi prima si è parlato dell'asse 1, c'è la disponibilità di dati, la disponibilità di osservazioni. In realtà è uno dei pilastri con cui si supporta anche la crescita blu in Europa. Cioè oggi a livello europeo è riconosciuto che se c'è una lacuna, il fatto che spesso i dati, a parte spesso non ci sono, ma
quando ci sono non sempre sono fruibili, non sempre sono diffusi a tutta la comunità che poi diciamo ne fa uso, e quindi diciamo noi riteniamo che questa cosa possa avere dei benefici anche in questo campo, quindi non solo nella sicurezza in mare, ma in quegli assi, ad esempio nei trasporti in cui già operiamo, perché le navi, le compagnie sono interessate ai nostri dati, perché gli permette di risparmiare il carburante, sappiamo, vuol dire anche ridurre le emissioni, vuol dire che i pescatori ci chiedono più dati perché possono svolgere meglio la propria attività, perché la gestione dell'attività in mare, che è un mezzo estremamente impervio, richiede dati di previsione migliori per la programmazione, per la gestione di queste attività. Quindi noi siamo ben contenti di essere parte di questo network. Ancora bisogna ringraziare la nostra autorità di gestione, bisogna ringraziare il programma, ci ha permesso di fare questi progetti, proseguirà, ci permette di lavorare insieme, perché a lavorare insieme si impara veramente, lo dico da ricercatore, si impara tantissimo, e siamo molto contenti quindi dei risultati. Grazie. Grazie mille, dottor Brandini. Abbiamo ascoltato il punto di vista delle necessità, il punto di vista della ricerca, dei dati e di tutto ciò che, diciamo, che serve appunto per un miglior monitoraggio e protezione. Pertanto ora passerei la parola al testimonial per quanto riguarda questo polo, che è il comandante Massimo Tomei della Capitaneria di Porto. Grazie per essere qui con noi, che appunto ci farà una testimonianza su come i radar sono appunto utili per gestire lo sversamento di carburante in mare e soprattutto dopo l'ultima collisione al lato della Corsica. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, io sono il capitano di fregata Massimo Tomei e ricopro l'incarico di capo servizio operazioni presso la Direzione Marittima di Livorno. Giusto per capire, la Direzione Marittima di Livorno è un organo periferico del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e ha giurisdizione sull'intera area della Toscana, ovviamente tutte le isole comprese. Qui viene ovvio il raffronto a quello che è stato l'intervento che mi ha preceduto in ordine agli eventi che sono occorsi il giorno 7 ottobre. 7 ottobre si è verificata una collisione tra una nave RoRo Ulisse di bandiera tunisina e una nave portacontainer CLS Virginia a nord dell'isola di Corsica. Siamo in acque internazionali, un'area diciamo di confine proprio tra Francia e Italia, e giustamente come dapprima detto il rappresentante Lamma, soggetta con venti e correnti, quel prodotto si poteva disperdere ovunque. E proprio a causa dello sversamento in mare, il prodotto era un fuel oil, quindi era un prodotto di combustione del motore termico principale della nave, proveniente da due casse che si erano lesionate a causa della collisione. Quindi si generava una minaccia concreta per gli ecosistemi marini, costieri e in particolare di tutta l'area toscana, ma è chiaro che a seconda di quello che sarebbe stato poi lo spostamento con i venti e le correnti che hanno fatto sì che agissero su questo prodotto, arcipelago toscano, Corsica, area ligure e quindi area francese. Nell'occasione, i dati elaborati dal Consorzio LAMMA all'interno di un bollettino di simulazione dello sversamento che veniva prodotto a carattere giornaliero, basandosi sia su dati reali, concreti, che gli venivano forniti appunto dai sensori, e anche su quelli che sono gli andamenti generali delle correnti che sono in quell'area marittima, hanno appunto consentito una predisposizione quotidiana sull'evoluzione della macchia dell'inquinamento. Dobbiamo dire che questi dati sono stati anche supportati da uscite quotidiane, diuturne, giornaliere da parte di velivoli alla fissa e alla rotante, sia partiti dagli aeroporti italiani sia da aeroporti francesi. Quindi dal punto di vista operativo, quindi stiamo parlando proprio dell'aggressione a quella che era il prodotto che si stava sviluppando e spostando verso mare, e essere in possesso di una tale previsione ha consentito un'organizzazione efficiente di uomini e mezzi,
diminuendo i tempi di ricerca dell'inquinamento e dislocando in maniera efficace le risorse a disposizione. Risorse che tengo a precisare erano sia risorse messe in campo dal Stato italiano, lo Stato francese, sia di mezzi proprio dedicati all'opera di confinamento, contenimento e abbattimento delle sostanze inquinanti, sia mezzi, come dicevamo prima, che hanno consentito un monitoraggio da mare e da terra. Oltre ovviamente a quelle che erano le preoccupazioni di questo incaglio, incastro tra le navi che si doveva di lì a poco risolvere per poi dopo procedere successivamente al rientro in patria delle due unità. Quindi dal punto di vista, come dicevo, è stato molto interessante. In particolare nel corso dell'emergenza ambientale dovuta alla collisione tra le due navi, i dati a disposizione hanno consentito al Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda i mezzi disinquinanti e della Guardia Costiera per quanto riguarda i mezzi di monitoraggio aeronavale, di predisporre una catena di mezzi antinquinamento e ambientale di pattugliamento a tutela delle acque e delle coste. Stiamo parlando di coste nazionali, ma è chiaro che poi lo sviluppo è per tutto il mare Mediterraneo, in particolare di quelle dell'arcipelago toscano, che ha scongiurato il pericolo che la macchia di fuel oil costituiva per le zone di mare di costa di elevata rilevanza ambientale. Altro profilo, ci sono dei profili invece che sono quelli più diciamo di monitoraggio per quanto attiene il traffico navale, quindi abbiamo parlato di un profilo ambientale, ma ora per quanto riguarda il traffico navale. E su questo punto il Corpo delle Capitanerie di Porto sta completando l'implementazione del sistema VTS. VTS sta per un acronimo che sta per Vessel Traffic Service, basato su un sistema di radar costieri che si pone quale supporto indispensabile ai comandi di bordo. Non dimentichiamoci che i comandi di bordo hanno sempre la parola e l'onere di disporre le manovre della nave, però costituiscono un supporto indispensabile ai comandi di bordo, contribuendo a garantire una più sicura ed efficiente condotta della navigazione, a salvaguardia della vita umana in mare, a tutto l'ambiente costiero. È chiaro che nel caso di specie questa diciamo oculata gestione della navigazione non c'è stata assolutamente. A Livorno il sistema, che Livorno sarà poi la capitaneria di porto capofila per quanto riguarda l'intera area toscana, è già stato installato e collaudato una volta completata la fase di avviamento operativo di questo sistema, garantirà la copertura dei traffici marittimi diretti e in partenza dal porto di Livorno e nelle acque antistanti, nonché nelle zone di interesse a più alta concentrazione di traffico nell'arcipelago toscano. Vado a precisare che la catena radar asservita al sistema VTS è stata posizionata sull'isola di Gorgona, nel porto di Livorno e altro già posizionato su Poggio Batteria o quindi sul promontorio di Piombino. Per l'utilizzo di tale sistema e della sua complessità, il personale della Guardia Costiera viene impiegato nel servizio, quindi è chiaro che è un sistema che la Guardia Costiera si dota e gestisce poi in prima persona. Qual è la problematica legata chiaramente allo sviluppo del sistema? Anche la opportuna formazione e certificazione di tutto il personale che deve essere formato e preparato presso un centro di formazione anch'esso che fa capo alla Guardia Costiera, ma che è dislocato presso Messina, dove appunto è istituito il centro di formazione specialistica VTMIS, che oltre a VTS è anche Monitoring Information System, delle attività operative del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Ecco, questo è l'impegno che c'è e quindi che si integra assolutamente con quello che è il progetto in atto per quanto attiene il monitoraggio che fa l'AMMA, non solo per queste situazioni particolari, ma anche per tutto quello che giornalmente svolge nella previsione del tempo, sia a livello mare sia a livello vento. Grazie. Grazie, grazie mille comandante. Effettivamente è molto, molto interessante sentire poi come si passa alla ricerca, poi all'effettivo monitoraggio sul campo, addirittura sull'acqua e sui territori insulari dell'arcipelago. Grazie mille ancora. Aprirei a questo punto un breve giro di domande. C'è qualche domanda o contributo da parte del pubblico?
Sappiamo che la sessione è abbastanza intensa, però vogliamo anche un po' cercare di... qualche domanda anche un po' più tecnico-specifica o qualche altro progetto che vuole apportare la sua, il suo punto di vista? No. Bene, allora passerei a questo punto al polo 5, relativo alla conservazione, protezione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale. E passo adesso la parola alla collega Paola Rossi, la quale appunto ci introdurrà un pochino i temi relativi a questo polo. Grazie Paola. Grazie a te. Quindi siamo arrivati al polo 5 che riguarda il patrimonio naturale e culturale. Qual è? Chiaramente è un territorio, tutto il Mediterraneo e anche il Mediterraneo nord-occidentale ha un ricchissimo patrimonio culturale e naturale. Chiaramente, come dicevano prima le mie colleghe, come diceva Claudia, il turismo è diciamo, una delle principali attività economiche di questo territorio. E tra l'altro una parte, circa il 21% dello spazio di cooperazione è sottoposto a una forma di protezione, ma servono ovviamente delle politiche di governance più avanzate in modo da poter sostenere lo sviluppo di tutta una serie di attività anche turistiche che ovviamente hanno un impatto molto forte su questo territorio. Quindi ovviamente tutte le sfide su cui si concentrano diciamo, gli sforzi del Polo 5, dei progetti afferenti al Polo 5, sono proprio quelli di trovare dei modi congiunti di salvaguardia quanto più efficace del patrimonio appunto naturale e culturale. I progetti finanziati su questo polo sono circa sette. E anche qui per quanto riguarda le realizzazioni abbiamo dei piani congiunti come il caso praticamente di Grid Access e di Intense per diciamo, individuare e valorizzare itinerari culturali. Altri praticamente riguardano un sistema informativo geografico specifico in cui si possono diciamo, ottenere, individuare delle informazioni sulle correnti marine tra i porti e poi insomma le proprietà di ritenzione ecologica di queste aree marine e le distribuzioni di contaminanti per quanto riguarda per esempio impact e una rete di piccole isole proprio per diciamo, avere quanto più informazioni possibili sull'area come è il caso di ISOS. Sempre nell'ambito di piani e azioni congiunte riguarda il progetto Retrolag un piano congiunto per la gestione integrata e la valorizzazione della rete transfrontaliera delle lagune con la realizzazione di un modello di contratto lago. Poi c'è una piattaforma di transfrontaliera per la raccolta e il diciamo di informazioni per l'analisi delle specie alene invasive. E poi c'è un piano integrato sempre nell'ambito delle realizzazioni di gestione delle aree marino-costiere e comprese diciamo, degli interventi strutturali per aumentarne l'accessibilità, che è il caso del progetto GIREPAM. Ed è proprio il progetto GIREPAM che presenterà più dettagliatamente le attività che sta realizzando nell'ambito di questo Polo 5. Quindi a questo punto chiamo il progetto a darci più informazioni sulle sue attività. Prego, dottoressa Sabrina Lai, che ci parlerà appunto del progetto GIREPAM.
Prego. Buongiorno, sono Sabrina Lai, Regione Sardegna, che è la capofila del progetto GIREPAM. L'idea di GIREPAM, che è un progetto finanziato sul primo avviso, un progetto strategico tematico da 6 milioni di euro, nasce dalla constatazione che tutto il territorio di cooperazione è soggetto a delle problematiche comuni, tra cui un eccessivo sfruttamento delle risorse, una pressione dovuta alle attività economiche, anche quelle turistiche, presenza di inquinamenti e così via. Il problema che è stato evidenziato è anche che ogni territorio reagisce in maniera diciamo personale a queste sfide e manca quindi un'idea di rete, un'idea di approccio comune e di condivisione delle strategie dei vari territori. Una seconda questione che è stata analizzata è quella delle aree protette, che spesso sono caratterizzate da diversi regimi normativi di protezione. Si parlava prima della grande percentuale di siti, di territorio occupato da siti protetti, e che hanno evidenziato anche questi la necessità di mettere in rete gli approcci. Quindi l'idea centrale di GIREPAM è quella di stabilire una strategia comune tra tutti i gestori che si occupano delle aree protette in ambito marino costiere, siano essi parchi, aree marine protette oppure siti della rete Natura 2000. Il partenariato è quindi composto da 16 partner, di cui 3 sono regioni, una è una fondazione di ricerca e tutte le altre, infatti, non casualmente, sono aree marine protette e parchi. Parchi sia terrestri che con ambito marino. L'obiettivo principale, dicevo prima, è quello di elaborare una strategia condivisa tra il partenariato, una strategia che però si articola su diversi obiettivi specifici, ciascuno dei quali accompagnati da una serie di risultati attesi. Una prima linea è quindi quella della tutela delle risorse naturali come elemento imprescindibile per quanto riguarda i gestori delle aree protette. Da questo obiettivo scaturisce come output di progetto una pianificazione congiunta, quindi 3 piani di azione che interessano altrettanti ambiti. Un primo ambito è quello marino e sottomarino, un secondo ambito è quello degli ambiti di dunali e di transizione, quindi comprese foci e zone umide, un terzo ambito è quello delle coste alte rocciose. Perché è importante che queste azioni vengano realizzate in un ambito trasfrontaliero? Siamo reduci come progetto dal quarto comitato di pilotaggio che si è tenuto la settimana scorsa nel Parco dell'Arcipelago Toscano, che è stato accompagnato da un seminario tecnico sulla tutela delle berte minori e maggiori e dei loro siti di nidificazione. La ricerca su questo campo che si sta producendo nell'ambito del progetto, ma che si conduce anche su altre linee, ad esempio sono intervenuti tecnici dell'ISPRA non coinvolti nel progetto, mostra come le popolazioni di questi animali migrano e migrano coinvolgendo esattamente le aree interessate dal progetto. Quindi ad esempio uno studio sulle popolazioni di berte nidificanti nell'isola di Tavolara in Sardegna ha mostrato come il loro areale di alimentazione arriva fino alle coste della regione PACA, oltre che è la più lontana tra tutte, oltre che toccare tutta la Corsica e le aree dell'arcipelago toscano. Quindi è essenziale che i territori coinvolti nella tutela di queste specie e dei loro areali di riproduzione e alimentazione elaborino delle strategie comuni nelle quali sono attualmente impegnati. Quindi tutti quanti i partner coinvolti in questi piani di azione hanno già identificato, come questo è un risultato diciamo preliminare non ancora consolidato nel progetto, quali sono i problemi che vogliono affrontare, quali sono le pressioni che agiscono su questi problemi per poi identificare le strategie gestionali e portare ciascuno le proprie esperienze in maniera tale che il partenariato le possa capitalizzare
portandole all'interno dei piani d'azione. Ora, i tre piani d'azione rappresentano effettivamente l'output principale del progetto, però ci sono delle altre linee che porteranno ad altrettanti risultati, una dei quali è la pianificazione congiunta dei siti interessati da diversi livelli di tutela, sulla quale sono in atto delle sperimentazioni molto interessanti che prevedono partecipazione delle pubbliche amministrazioni e le partecipazione degli operatori economici dei territori per arrivare a costruire questi piani e regolamenti congiunti, alcuni dei quali interessano dei temi di interesse delle aree marino-costiere, come ad esempio le problematiche di gestione degli impatti da grandi imbarcazioni o da ancoraggio sulla prateria di Posidonia. Una terza linea, anch'essa molto importante e molto sperimentale, riguarda l'analisi, la valutazione e la mappatura dei servizi ecosistemici, che si sposa con il progetto portato avanti per ora a livello nazionale nelle aree marine protette italiane della contabilità ambientale. Quindi la sfida del progetto è trasferire questa metodologia dalle aree marine alle aree terrestri, cercando quindi di trovare una metodologia condivisa per l'attribuzione anche di un valore economico al capitale naturale nelle aree protette. In tutte queste azioni, in tutti questi risultati e linee di attività ci sono delle azioni pilota, le più importanti delle quali sono certamente quelle finalizzate a migliorare l'accessibilità dei siti, quindi alcune piccole opere infrastrutturali che riguardano ad esempio realizzazione di ormeggi, alcuni dei quali già realizzati per la tutela dell'habitat della prateria di Posidonia e del coralligeno. Interventi piccoli infrastrutturali che però si sposino con la tutela della natura e della biodiversità e con la promozione quindi di un'economia verde e blu, sulla quale un'altra linea del progetto sta cercando di realizzare una mappatura dei lavori green e blu per costruire dei repertori condivisi tra il partenariato. Grazie, grazie mille dottoressa Lai. Vamo a sapere se c'è qualche intervento immediato, altrimenti penso che abbiamo un video, no? Per quanto riguarda la testimonianza di questo. Sì. Prego ecco. Il Mediterraneo centro-settentrionale possiede un patrimonio naturale e culturale dal valore incommensurabile. Oltre il 20% dell'area è sottoposto a una forma di tutela, con la rete Natura 2000, per esempio, oltre che con le aree protette nazionali e regionali. È però necessario garantire politiche e sistemi di governance sempre più avanzati. Il programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 cofinanzia progetti transfrontalieri per salvaguardare il patrimonio naturale e culturale. Il progetto GIREPAM, per esempio, ha l'obiettivo di elaborare una strategia transfrontaliera condivisa di gestione integrata delle reti ecologiche marino-costiere, ideata e attuata dalle regioni in rete con parchi e aree marine protette, per sviluppare soluzioni comuni ai problemi più pressanti dell'area di cooperazione, come l'utilizzo eccessivo delle risorse, l'inquinamento, i conflitti sociali. Il progetto sostiene anche una serie di attività di sensibilizzazione degli operatori economici che lavorano all'interno delle aree protette. L'area marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo organizza per esempio un workshop sperimentale per operatori. Noi lavoriamo grazie a questa opportunità che l'ambiente che ci circonda ci può dare. Quindi è ovvio che la tutela è alla base di... La tutela del territorio è alla base dei nostri obiettivi. Cerchiamo di confrontarci per raggiungere questo scopo. Anche il Parco Nazionale di Port Crow, nel Var, è partner del progetto e propone una serie di attività di sensibilizzazione per gli operatori dei centri nautici. La cooperazione transfrontaliera è aussi très importante. Parce que on va essaimer la démarche de développement durable au sein des bases, vraiment à grande échelle. Donc on va pouvoir parler d'effets dominos
où vraiment on va former les personnels des bases dans le but que celui-ci forme son public et donc que la démarche soit à grande échelle. Sembra che il messaggio sia stato abbastanza chiaro su cosa il marittimo può fare anche su questo polo. Grazie. E, a questo punto aprirei se ci sono eventuali domande o contributi da parte... Niente. Capiamo che l'ora di pranzo comincia a ravvicinarsi, pertanto passiamo immediatamente al polo 6, vediamo se riusciamo a finire un pochino prima per dare anche un po' più di tempo per la pausa pranzo. Quindi passiamo al polo 6, migliorare le connessioni e ridurre le distanze. Passo la parola a Claudia Guzzon, la quale appunto ci presenterà brevemente quelli che sono i temi chiave e alcuni esempi di realizzazione. Prego Claudia. Sì, anche per il Polo 6 una breve introduzione prima di lasciare la parola al progetto che abbiamo qui oggi. Già in fase di programmazione l'Unione Europea aveva svolto un'indagine tra i cittadini dei territori transfrontalieri, da cui era emersa una necessità legata alla problematica dell'accessibilità di questi territori. E in particolare nel programma marittimo questa necessità, questa problematica è estremamente sentita se si pensa al fatto che non esiste una vera continuità territoriale se non attraverso il mare. E, il trasporto marittimo è un pilastro del nostro programma e delle attività produttive, economiche e della mobilità in quest'area. Ciononostante ci sono ancora oggi dei territori che soffrono di un forte isolamento e dei territori che sono scarsamente accessibili, in particolare si pensi alla zona insulare e alla zona costiera periferica. In questo senso, per rispondere a questa sfida comune dell'Italia e della Francia, il programma intende dare un contributo per poter migliorare appunto questa accessibilità e questa mobilità nel territorio coperto dal programma. Oggi qui abbiamo il progetto JECTIL che sta lavorando alla costruzione di un JECT. Per quelli che non conoscono l'acronimo, si tratta di un gruppo europeo di cooperazione territoriale che ha come compito quello di sviluppare e gestire un po' tutti i servizi di trasporto tra le isole coperte dal progetto. E lascio direttamente la parola alla testimonianza di la bienvenue à un cher ami du programme, Monsieur José Basso, qui va donc nous introduire le projet JECTIL. Merci, José. Voilà. Bonjour à tous. S'agissant du programme maritime, je vous remercie de donner la parole à un insulaire qui est entouré par la mer. Et effectivement, dans le projet JECTIL, nous avons deux objectifs principaux, deux produits principaux, qui viennent de la maturation du programme Interreg. Ils viennent de la maturation parce qu'ils sont le résultat d'abord d'une capitalisation du programme dans les différentes phases d'Interreg. Et à ce titre, justement, je tiens à remercier Maria Dina Tozzi, puisque c'est avec elle et avec Mara Sori que nous avons beaucoup travaillé pour faire émerger ces projets. Donc le premier élément de maturation, effectivement, je remercie encore une fois Mara et Maria Dina, c'est la capitalisation des programmes. Et puis aussi la capitalisation des besoins des acteurs. Pourquoi ? Vraiment, c'est quelque chose que je tiens à souligner, parce que ça correspond à l'esprit du programme Interreg. Aujourd'hui, lorsque vous êtes sur le pourtour méditerranéen, et notamment en Corse, en Sardaigne ou à Elbe, et que vous parlez de programme européen, vous dites Interreg, tout le monde connaît. Tout le monde dit « Ah oui, Interreg, je connais, c'est Ligurie, Toscane, Sardaigne, Corse, Elbe, etc. » Si vous leur dites Italie, France maritime, c'est pas sûr qu'ils connaissent. Donc vous voyez qu'il y a quand même une émergence de
de la maturation du programme, de la capitalisation des projets des programmes antérieurs, et puis des besoins des acteurs du territoire. Parce que les deux choses que nous voulons créer sont vraiment un besoin qui est émergé du territoire. Ces deux produits, ce sont tout d'abord, effectivement, comme vous l'avez dit, la création d'un groupement européen de coopération territoriale. Quel est l'objet de ce groupement européen de coopération territoriale ? L'objet, c'est de mettre en place des liaisons qui aujourd'hui font défaut et dont le territoire a besoin, et principalement des liaisons maritimes. Des liaisons maritimes entre les îles, mais aussi entre les îles et continents, parce que, encore une fois, on dit Interreg Italie-France maritime, mais lorsqu'on regarde une carte de la Méditerranée du sud de l'Europe, nous voyons que, déjà, sur le réseau transeuropéen des transports, la Corse, la Sardaigne, Elbe, les Baléares sont complètement absents, aussi bien du réseau RTET, des couloirs, que des autoroutes de la mer. Donc, en fait, on continue à parler d'interreg et d'intégration des îles dans le continent européen, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Franchement, il faut le dire, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, vous voyez le roll-up qui est là-bas. Si vous prenez un compas et que vous essayez de tracer un cercle, eh bien, vous verrez que la pointe du compas, elle est entre la Corse et la Sardaigne, c'est-à-dire dans les Bouches de Bonifacio. Alors, comment est-ce possible que la pointe du compas soit vraiment au centre et que tout ce territoire insulaire n'appartienne pas au continent européen ? Parce que c'est ça, la vérité. C'est que nous n'appartenons pas au continent européen pour le moment. Et donc, ce que nous voulons, nous, c'est appartenir au continent européen. Pourquoi ? Parce que en s'ouvrant vers l'extérieur, nous nous faisons connaître et nous voulons aussi connaître les autres. C'est ça, le but. Donc, le groupement européen de coopération territoriale, il servira à gérer des liaisons transfrontalières, de continuité territoriale transfrontalière européenne, notion qui aujourd'hui n'existe pas. Et c'est ça que nous voulons. Donc deux éléments novateurs, un qui est un peu moins innovant parce qu'on a commencé à en parler depuis 2006, et c'est le groupement européen de coopération territoriale, tandis que la continuité territoriale européenne transfrontalière n'existe pas encore. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Alors je voulais là aussi parler des difficultés de création aussi bien du groupement, mais surtout de la continuité territoriale transfrontalière européenne. Nous sommes en train de la construire et j'espère qu'au 1er juillet, en principe, la première ligne verra le jour entre le sud-ouest de la Corse, c'est-à-dire Ajaccio-Propriano, et le nord-ouest de la Sardaigne, Porto Torres. Mais aujourd'hui, nous avons déjà consolidé, depuis le 1er novembre 2018, nous avons déjà consolidé la ligne qui relie les deux îles, de Bonifacio à Santa Teresa, qui passe sous obligation de service public, avec une délégation de service public et une enveloppe juridique et administrative qui contraint la compagnie délégataire à organiser cette continuité territoriale transfrontalière de façon vraiment effective, avec des contraintes. Voilà. Alors, les difficultés que nous avons rencontrées, elles sont multiples, mais elles sont surtout administratives et juridiques. J'en veux pour exemple le fait que lorsque nous avons commencé à travailler sur cette continuité territoriale transfrontalière, c'est très compliqué parce que ça met en œuvre des règlements, le règlement du cabotage international, et puis surtout les aides d'État. Donc il a fallu commencer à en parler avec la DG MOVE. C'est pas trop compliqué, mais là où ça se complique énormément, c'est lorsqu'on commence à discuter avec la DG COMP. Parce que nous sommes, nous, partis d'une réalité, c'est que nous voulons créer quelque chose dont le territoire a besoin et dont les usagers ont besoin. Mais lorsqu'on est dans l'esprit du contrôle de la libre concurrence et des aides d'État, la barrière, c'est l'économie, la libre concurrence. L'économie, la libre concurrence. Donc il y a une différence de culture entre ce que le territoire veut faire, c'est-à-dire mettre en place des systèmes qui bénéficient à l'usager et au territoire, de façon à répondre à un besoin des usagers et à contribuer à la cohésion. On a parlé tout à l'heure de cohésion, c'est ça la cohésion. La cohésion, c'est que chaque usager dans le territoire en général ait les besoins qui lui soient offerts. Or là, ça n'est pas le cas. Et lorsqu'on parle effectivement de concurrence et d'aide d'État, immédiatement, c'est non, la libre concurrence, oui, les aides d'État, il faut faire attention aux aides d'État, ne pas donner d'argent aux sociétés, etc. Mais c'est la conception culturelle, elle n'est pas du tout là-dedans. Et d'ailleurs, j'ajouterai aussi autre chose, c'est que on a parlé de l'esprit d'interreg. Là, dans la salle, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'acteurs culturels
et même des représentants des étudiants, enfin des étudiants, des professeurs. Et j'ai vu dans les documents auxquels on a accès sur le site de Maritimo qu'il y a quelques années étaient très utilisés les programmes pour confronter les rencontres entre étudiants, les rencontres culturelles, les échanges culturels. Aujourd'hui, ça, on l'a plus. Mais donc, c'est plus du tout l'esprit. Donc, on a complètement quitté l'esprit d'Interreg, qui était l'esprit de cohésion, de rendre ce territoire que nous voyons là-bas dans un cercle, dans le continent européen, on l'a complètement oublié. Aujourd'hui, ce matin, on a beaucoup parlé d'économie, de cohésion, mais de cohésion, on n'a pas parlé de cohésion sociale, on parle de cohésion économique, on parle de PIB, etc. Bien sûr que le PIB, un PIB élevé permet aux populations de vivre de façon décente. Mais pour que les populations vivent de façon décente, il faut aussi que ce PIB corresponde aux besoins qu'ils ont, et pas uniquement à une amélioration technologique ou un enrichissement uniquement économique. Je crois que le danger, aujourd'hui, j'espère que la représentante de la Commission me contredira, je l'espère, mais pour le moment, ça n'a pas été le cas, j'espère qu'on va réorienter les programmes vers ce besoin des territoires, c'est-à-dire ce besoin de cohésion sociale qui permet à chaque habitant du territoire de se sentir habitant de l'ensemble du territoire, et pas uniquement ou de son île ou de sa montagne. Je vous remercie. Merci. Merci José pour tes suggestions et tes souhaits. On espère bien aussi que la Commission puisse, réfléchir l'esprit de la coopération en général dans le cadre des discussions pour les post-2020. Donc, maintenant, on a une petite vidéo comme témoignage donc, de ces pôles. Donc, je demanderai justement à la direction audio de nous projeter la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Le transport maritime est un pilier de l'activité économique et de la mobilité pour le centre nord de la Méditerranée. Toutefois, de nombreuses zones souffrent d'isolement dû au manque de liaisons avec les principaux axes de communication internationaux et d'infrastructures permettant des liaisons efficaces. Le programme Italie-France Maritime cofinance des projets transfrontaliers dans le but de favoriser la connexion des îles avec le réseau international de transport. Le projet Jektil, par exemple, a pour objectif d'optimiser les connexions entre la Corse, la Sardaigne et l'île d'Elbe à travers la création d'un groupement européen de coopération territoriale pour garantir, même hors saison, la continuité territoriale avec le continent. Il est vrai qu'il faudrait mettre des moyens beaucoup plus conséquents pour pouvoir absorber ne fût-ce que la demande et la développer naturellement. Nous sommes en progression constante au niveau passager, au niveau trafic fret. Et naturellement, là aussi, ça imposera probablement de nouveaux équipements. Il faudrait que nous ayons de la part de l'Europe une écoute plus attentive sur les moyens que nous devons mettre en œuvre. Il faudrait que nos ports soient mieux équipés, soient améliorés, que ce soit Santa Thérèse ou Bonifacio. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut le faire. Et de façon à ce qu'on puisse développer le trafic de façon sécuritaire et importante. Merci donc aussi pour ce témoignage. Donc aussi, comme vous voyez, il y a toujours un besoin fort donc, de pouvoir améliorer la situation infrastructurelle et la connexion par les îles, les merveilleuses îles de cette mer. Donc, tant qu'on est presque pile, donc, je donnerai, s'il y en a un petit tour pour des questions ou des interventions. Est-ce qu'il y en a quelques-unes? Oui, s'il vous plaît, Madame Mirto. Madame Zurbala, s'il vous plaît. Oui, le micro, s'il vous plaît, parce que sinon on ne peut pas procéder avec la traduction, s'il vous plaît. Il est déjà en humain. Juste, je voudrais dire qu'il ne faut pas minimiser la Commission. OK, ça peut avoir des moments de tension de façon, par exemple, la question d'aide d'État et une question de préoccupation, mais
Tout d'abord, tout ça qu'on a vu pendant deux heures, les projets, c'est la commission. Les gens qui ont travaillé là-dedans, c'est la cohésion. Alors, il ne faut pas être tellement injuste à l'égard de la commission et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau. C'est ça que je voudrais dire. Mais franchement, je pense que, OK, il y a il peut y avoir des moments de tension, mais c'est ça l'Europe. Ce sont des crises, ce sont des moments où les idées s'affrontent, les situations s'affrontent. En plus, la question d'aide d'État, à première vue, bien sûr, quand quelqu'un veut faire une liaison maritime entre deux îles et commencer à demander et exiger pour certains des détails, mais ils sont des choses aussi parce que des intérêts économiques sont en jeu. C'est tout à fait légitime parce que sans une concurrence saine ou relativement saine, l'Europe ne peut pas marcher. Alors, il faut aussi venir un peu à notre place et comprendre qu'on n'est pas exigeant parce qu'on est des bureaucrates acharnés qui veulent faire la vie difficile des territoires. Non, ce n'est pas ça le cas. Il y a des intérêts qui doivent être pris en considération. Je vous remercie. Merci. Tout à fait, c'est juste un moment qu'il faut. On est ici dans cette rencontre justement aussi pour un peu. Je crois qu'il y a aussi pour la conscience, c'est un bon moment aussi pour écouter et prendre en compte au fur et à mesure ce qui sont les contributions de nos bénéficiaires. Et voilà, justement, on a tous les temps. La discussion, ça commence que maintenant. Donc, on espère bien que quand même l'accent sur la cohésion aussi sociale puisse être toujours là, comme il a été toujours dans Interreg. Et Mara, petite intervention. Allora, io soltanto due parole finali rispetto a questo lavoro che abbiamo cercato di mettere insieme. La prima, naturalmente noi ringraziamo la Commissione e l'Europa, perché quando la Commissione si sposta sui territori credo che il confronto possa essere anche vivace, no? Ma è importante che sia un confronto. L'importante è che si capisca che i territori stanno lavorando davvero per migliorare la vita dei cittadini, stanno lavorando con le risorse che la Commissione ci dà e che la Commissione dà ai programmi, e quindi questa difesa appassionata e anche forte, e in particolare che ha fatto José, che ormai conosciamo da tanti anni, io la comprendo. La comprendo soprattutto perché le isole davvero hanno un grande bisogno di non sentirsi isolate, ma comprendo anche che tutti noi dobbiamo fare uno sforzo perché reciprocamente capiamo i nostri bisogni, e forse quello che la Commissione ci ha detto in questi giorni, come ho detto prima, è che talvolta noi siamo forse troppo piegati con la testa a lavorare sulle domande di rimborso e siamo troppo piegati a tormentare, io per prima, i nostri beneficiari con tutte le regole che dobbiamo seguire, ma quelle sono, quindi da una parte lo dico, dall'altra dico queste sono le regole che ci siamo dati e che bisogna rispettare. Bisogna anche davvero cominciare a fare un lavoro sempre più serio per dire quali sono le nostre realizzazioni concrete e a dimostrare che non stiamo lavorando per niente. Tutti noi, chi fa la parte del Cerbero come le autorità di gestione e chi fa invece la parte delle realizzazioni concrete. Noi siamo veramente felici di aver ascoltato che in qualche misura l'abbiamo dato un contributo, piccolo probabilmente, ma insomma un contributo alla coesione dei nostri territori. E quindi, come dire, io ringrazio tutti voi, ringrazio tutti noi, ringrazio la Commissione, ringrazio i colleghi del segretariato che sono qui e che hanno fatto uno sforzo oggi di cercare di collegare quello che abbiamo finanziato e quelli che sono stati i primi progetti, no? Voglio anche dire che questo è un lavoro che inizia e che deve continuare, quindi ci dobbiamo continuare a parlare, i progetti devono continuare a parlarsi tra sé. Il gruppo dei progetti sul GNL è un po' il nostro faro, si sono messi tutti insieme, fanno eventi insieme, stanno cercando di capire come nell'area si possono realizzare queste infrastrutture e l'uso di questo carburante più pulito in un modo congiunto tra territori. Davvero si può, credo, dimostrare, lo dico appassionatamente,
che qualche volta è più utile cooperare che competere, molte volte credo, soprattutto per quello che diceva José, è la coesione sociale che ci tiene insieme, altrimenti, come diceva la consigliera della Corsica, vince l'euroscetticismo, cioè vincono i particolarismi, vince l'individualismo, vince la paura dell'altro. Allora, se un merito ce l'hanno i progetti e i programmi Interreg è quello di far parlare i territori tra sé e mettere in evidenza che non ci sono solo differenze, ma ci sono possibilità di stare insieme e di lavorare insieme. Infine ringrazio Maria Dina, scusate l'emozione, che credo sia qua, e che ci ha costretto tutti, è andata via, ci dispiace, ma insomma la ringrazio di nuovo perché ci ha costretto tutti a, come dire, a lavorare con grande passione su questo tema, scusate l'emozione ma è grande. E poi ringrazio tutte le mie colleghe e vi posso garantire che in questi giorni abbiamo lavorato tutti tantissimo per fare, per approvare i progetti ieri, per promuovere questo nuovo bando e per fare questa giornata di oggi, e quindi ringrazio tutti i colleghi dell'autorità di gestione, tutti i colleghi del segretariato e tutti voi che siete venuti qui ad aiutarci a realizzare questa cosa. Grazie. Grazie Mara, grazie a tutti per l'attenzione, speriamo appunto che questa sessione vi abbia dato comunque un prisma molto più dettagliato di delle buone realizzazioni, faro di questo programma e appunto delle differenti maniere, nei differenti temi in cui i territori collaborano, cooperano e piano piano stanno comunque dimostrando che l'Europa c'è anche in questa parte, diciamo, dell'Alto Mediterraneo. Pertanto io a nome dell'autorità di gestione vi ricordo che ora avremo una pausa pranzo, potrete trovare una lista di ristoranti, dato che per restrizioni amministrative non è possibile appunto poter organizzare un catering, e potete trovare una lista di ristoranti che sono tutti qui nella zona. Avevamo un'ora di pausa che, visto il leggero, diciamo, anticipo rispetto alla chiusura di questa sessione, si trasforma in un'ora e un quarto. Pertanto vi inviteremo a poter ricominciare i lavori alle 14.30 per poter poi concludere in tempo alle 16.30 questo pomeriggio con la sessione sulla Maritime Knowledge Community del Mediterraneo. Grazie per la vostra attenzione, a dopo.